Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando! Dai però, ste cose a tradimento. Attivo il mic. Buonasera e benvenuti in questa nuova puntata. Un po' più basso che Lupus, si sente troppo forte. Di Lupus, incredibile ASMR. Del pericolo. È del pericolo. Hello! Lupacchiotti e benvenuti in questa nuova puntata di Lupus! Facciamo subito una carrellata partendo dal bellissimo cartellone dietro Marco Chitano, un cartellone... Si può inquadrare? Un cartellone del sindacato Free Pretolani. Sono arrivati font, fino a qua. Il font l'ha scelto Marco Chitano, esatto, perché gli ricordava una cosa molto importante. Esatto. Sì. Quindi sta proprio a cuore. Sì, infatti è molto comunista. Chat Free Pretolani. Un hashtag, diciamo, di Democrazia Cristiana, liberamente ispirato. Allora, abbiamo Lorenzo Tafuro per la prima volta ospite al Lupus. Buonasera, buonasera. Buonasera a lei, il goat assoluto. David Rubino, Meliador, Dexterone, buonasera, Valeria, buonasera, il più potente panchista di questo studio, Maggi, Alex con le tette nuove, ok, Giorgia. Giorgia Falci, okay, ci sono... Giorgia. Il più scarso di Lupus, ciao, non bettate su me. E poi abbiamo Mr. Flinton e ovviamente il Master Livio. Allora, direi di partire. La formazione attualmente è composta da 10 persone, quindi passo la palla a Lord Meliador. Come sarà la prima partita di Lupus? Partiamo con le scommesse qui. Allora, facciamo prima partita classica. Ok. Sì. Ok. Mick Meliador. Ok. Penna sta qua. Mi si sente? Ok, va adesso bene. Sì, vai. Allora, quindi, detective, sì. Indemoniato classico. Sì. Cavaliere. Sì. Giustiziere, due lupi e quattro villici. Non strega, quindi. Non strega. La prossima partita magari mettiamo veggente strega. Va bene, va bene. E se arriva Simone mettiamo pure l'insinuo. Che siamo ok, numici. Ok. Stai dicendo che Simone è un insinuo? Stai dicendo che Simone è un insinuo? Non negherò. Ti tengo d'occhio, Meliador, hai capito? Allora, facciamo un attimo vedere le carte. Ehi. Anche per Lorenzo, che è nuovo. Soprattutto la carta dell'indemoniato è la seguente. Cosa fa l'indemoniato? Allora, l'indemoniato non apre gli occhi di notte, tranne la prima volta per farlo vedere al master. Gioca e vince con i lupi, ma non sa chi sono. Quindi lui dovrà cercare di capire chi sono i lupi e aiutarli, oppure fare semplicemente caciara per mettere
in difficoltà i ruoli dei buoni. Ribadiamo che non conta come lupo nel conteggio finale. No, diciamo. No, ovviamente, cioè, se, no. Se rimane indemoniato, i due villici hanno comunque vinto i villici. Sì. Poi abbiamo il detective con la carta del veggente, ok? Ok, il detective che funzioni ha? Di notte chiede al master l'identità, diciamo, di un altro giocatore. Il master gli dice sì se ha un ruolo, qualsiasi esso sia. Diverso dal villico. No, se è un villico. Esatto. Poi starà a lui capire quale ruolo ha. Esatto, può essere un ruolo positivo o negativo. Esatto. Poi abbiamo il cavaliere bodyguard. Okay. Come al solito, di notte sceglie una persona, la salva, se viene uccisa dai lupi invece non muore. E poi... Sì. Sì. Guarda, te ci va pure pulire. Abbiamo trovato l'utilità. Il libro di Big Luca ci servirà per scrivere, grazie Big Lupus. Sì, ci stanno 14 pagine bianche. Comunque questa è la pagina che ho preferito di più, esatto. Questa che sta vedendo Livio. Abbiamo imparato molto. Gli ho dato un'occhiata veloce. Sì. Ma se una consulenza è meglio, sì. Di un'ora costa 10.000 euro. Mamma mia, là dentro c'è il delirio. Aspetta. Ma se la consulenza di un'ora costa 10.000 euro, il libro quanto costa? Bella domanda. Dipende bella quanto sei veloce a leggerlo. Tra l'altro è ottimo perché... sono molto spaziose, diciamo, le distanze tra le frasi, quindi anche lì potresti volendo potresti scrivere anche lì in codice. Ok, quindi abbiamo detto il bodyguard è il cavaliere, sì. Indica una persona, la salva dai lupi, non dal giustiziere, che è questo ruolo qui. La carta del ragazzi, criceto. Attenzione un attimo, ehi ragazzi, la carta favore. Del criceto è il giustiziere, capito Lore? Il, spara. Ok? Lo sparatore. Esatto, sì. Il giustizialista. Esatto. E una volta a partita apre gli occhi, lui apre gli occhi di notte tutte le notti, però la maggior parte delle notti dirà no. Una volta potrà dire sì, uccido lui. Esatto. Ucciderà chiunque. Ovviamente se non è morto. Ovviamente se non è morto. Ovviamente perché se non è morto. Perché proprio Rubino? Deve cercare di uccidere i lupi, ovviamente, perché vince con i villici. Quindi questo è un ruolo buono che verrà visto ovviamente come ruolo anche dal detective. Tutti perfetto. Gli altri poi sono lupi e villici. Aspetta, viene visto come buono, viene come visto ruolo. Dal detective come okay, ruolo, sì. Perfetto. Va bene. Poi abbiamo due lupi e quattro villici. Perfetto. Allora la palla pasta al pasta. La pasta. La palla passa al master Livio. Dai pure una pasta a Livio, sì. L'indemoniato c'è, però è quello classico. L'indemoniato è classico, okay. Esatto. Un altro si sente microfono, Guardate, mi sento. Possiamo vedere quello che c'è sotto al cappello? Un altro cappello. Giustamente. Vabbè ragazzi, prima della fine della live, scommessina, toglieremo i cappelli a Livio. I cappelli, no. I cappelli, sì. Giustamente, no. Ragazzi, 8000 sub, sfilo il cappello a Livio contro la sua volontà. Piccolo sub goal, tenetelo a me. E te con sti cappelli? No, raga, gli occhiali verranno tolti quando iniziamo. Sì, l'occhiale deve essere rimosso. Allora, è partita la distribuzione delle carte. Scommettete, perché è stato inserito, questo lo devo ribadire, un nuovo gol di punti rana. 5 milioni di punti rana. Mi sembra un venditore televisivo. 5 milioni ragazzi, solo 5 milioni, solo per oggi. D'accordo! La possibilità di ottenere... Ok, ne prendo una casualmente. Buona, questa è il lupo. Ho fatto 1-1. Non ho ancora visto. 5 milioni di punti rana, l'accesso... con biglietto VIP ad un Cerbero Party o Boscar, quindi incredibile. Ma è meraviglioso. Esatto. Per i poveri come noi, che non si possono permettere un biglietto, addirittura questa possibilità. I ruoli l'abbiamo detti, giustiziere, detective. La nuova criptovaluta. Indemoniato classico, due lupi, c'è un ride. Capite perché sono importanti queste bet? Grazie Michellona. Grazie Michelle. Capito perché sono importanti queste scommesse che fate con le bet? Punti rana, ragazzi. Mi raccomando, puntate bene. Tu l'hai messa là? La carta? È già lu? No, è già lodata. Ok, tutti quanti hanno visto il proprio ruolo? Compreso? Perfetto, palla al master. Sì, dobbiamo aspettare un attimo. Sì, prego. Comunque stavo a pensare che con questa nuova ricompensa la gente si incazzerà ancora di più per le bet. Sì. Io sono diventato l'essere più odiato della terra
per una partita del cazzo, neanche... a mezzanotte e mezza mi hanno detestato. Sì. No, ma neanche per una partita, per un'intuizione sbagliata. Ma infatti io l'ho vista quella partita e mi ci sono ritrovato un botto, perché da fuori è tutto facile perché li sai i ruoli. Sì, infatti quando non vedono poi scrivono le peggio cappellate. Esatto, però, okay. Esatto. Quando te la vivi da dentro, anche un'espressione, una cosa può cambiare tutto, quindi non lo sai. Certo. Ma soprattutto devo un sacco di soldi a una cifra di gente, mi sa, perché leggo Marra mi devi 200k, ma non ho mai fatto in vita mia tra un po'. Va bene, allora qui altro che il telefono. Oddio mio. Perfetto, Marco è pronto, Livio è pronto? Ma sì. Se anticipo già da mo che può essere che tra un po' mi cago sotto, è meta? Greve. Non lo so. E c'ho lo stimolo, quindi anticipo. I lupi soffrono di dissenteria, allora, problemi gastrici. Allora, cala la notte, ragazzi, e... chinate tutti la testa. Tutti, ah. Tutti chinate la testa. Bella, no, per forza. Allora, che i lupi aprano gli occhi e si guardino tra loro. Perfetto. Che i lupi chiudano gli occhi. Che il detective apra gli occhi. Perfetto. Che il cavaliere a questo punto sguaini la spada scintillante. Perfetto. Che il giustiziere, allora, perfetto. Ed è giorno, baby. Ed è morto il povero Marco Livio. Chitano, secondo me. No. Non hai chiamato l'indemoniato? No, per il detective serve. Per il detective serve. Quindi, a lui. Va bene, lo puoi pure chiedere stanotte. Il primo della prossima notte lo fai, dai. Ciao. Ok, quindi Meratore l'indemoniato. Esatto. Easy. Che era l'indemoniato normale, però, non speciale. Normale, però vabbè, normale. Gli serve per il detective. Il buon vecchio indemoniato, ok. Esatto. Vabbè ragazzi, io sono il detective, ho visto Rubino ed è il lupo. Perfetto. anche se non ha questa abilità il detective. La questione è questa, nessuno proteggerà Marra dalla sua fine. Ma perché? In realtà sono un ottimo bersaglio per il cavaliere, possono andare a vuoto i lupetti. Vabbè, io direi che possiamo andare a dormire. Tanto il primo giro è inutile. Vai, ed è stata una giornata abbastanza tranquilla al villaggio di Cerbero. E famoso cazzo. Sì. E mi raccomando, sì. Chinate tutti la testa. Giù la testa, top film. Giù la testa. Che potreste essere ghigliottinati questa sera. Dai lupi che si sono comprati una ghigliottina. Allora, buonasera, buonasera, cari lupi. Scegliete una persona da agguantare. Perfetto. Che il detective scelga su chi indagare. Perfetto. Che il cavaliere scelga chi difendere con il suo scudo. Ok, perfetto. E che il giustiziere scelga se sparare il suo colpo. Ok, chiuda gli occhi e l'indemoniato mi faccia vedere chi è. Perfetto. Bene, ed è giorno. E ci lascia per questa notte truculenta la povera Giorgia. Posso fare una domanda al master? Perché hai chiesto dopo l'indemoniato? Senti, no, lo dico, no, ma lo dico per te, lo dico per te, per il detective. No, lo so. Così però è un'informazione più il detective, purtroppo. Vabbè, fa niente, dai, scialla. Ah, beh, easy. Vabbè, porco lì. Vabbè. Sti cazzi, no. Era per te più che altro, però tanto te lo sei segnato, no? L'hai chiamato adesso? Sì, l'hai chiamato. Ok. Va bene. Vabbè, dai, tanto ci sono due, cioè solo il detective potrebbe sapere una piccola cosa in più. E chi è il lupo, Ruby? Cosa?
che c'è un'informazione in più. Ha detto in che senso in più? Perché praticamente, visto che ha chiamato l'indemoniato dopo, se il detective ha chiesto di una persona e Livio ha detto sì, il detective già esclude che è l'indemoniato. Esatto. Mentre... Esatto. Sì, però, l'ha, sì, chiamato, sì, però l'ha chiamato dopo. Livio, quindi Livio non poteva saperlo. Esatto. Sì, sì, vabbè, se ne sarebbe però... accorto Livio a quel punto. Però, no, però do per scontato diceva, che... Stop un attimo, esatto, risvegliava il detective. Esatto. Quindi do per scontato che l'informazione sia corretta, l'informazione acquisita dal detective sia corretta, ma sa che non è l'indemoniato. Comunque, se ha detto sì. Se ha detto no, è indifferente. Non cambia un cazzo. Se ha detto no, è indifferente. Ok. Allora, partiamo dal presupposto che io sono buono. E fino a là ci siamo. Vedo un Maggi molto concentrato e devo capire un po' la situazione. Voglio dire tutto questo. Rubi 36 kg di spalle pesano un botto. Non sai quanto c'ho sonno. Le solite scuse di Maggi. Pure 36 kg di tette. Perché Maggi ogni settimana dice sta cosa. Scusa, non ho capito, ma tu, visto che lo fai tutte le settimane, a un certo punto dovrebbe essere sempre meno faticoso, no? Invece niente. Beh, lui aumenta il carico, ah, okay, o se la frequenza. Vuole sollevare il mondo. Di biomeccanica, però non mi sembra in grado. Maggi, poi io e Davide un giorno facciamo una lezione Maggi aumenterà costantemente un parametro allenante tra, okay, frequenza, intensità, durata, vabbè. Ti dico anche il tempo di riposo. Vai. Va bene, nel senso, ah, okay, non, ah, sì, certo, riduci il va tempo, bene, di va bene, va bene. Quindi, quindi bravo, okay, Davide. Si vede che un mio allievo. Ci romperai i coglioni forever. Ok, allora io devo dire una cosa, Lorenzo. Che ruolo hai, visto che hai un ruolo? Ops, intendi ruolo buono o cattivo? Allora, no, vabbè, non devi rispondere. No, certo che no. Io stavo pensando che tu ci hai giocato a Lupus. Giocato, io vi ho visto tanto. Giocato, okay, è la perfetto, prima partita effettiva. Però è una scelta singolare, Giorgio. Quindi mi sto interrogando. Ma in realtà no. Come no? È un goat. Sì, ok, che è goat di Lupus. Però mi sto chiedendo, no? Nel senso, chi potrebbe scegliere, cioè nel senso, chi potrebbe scegliere Giorgio? Tu dici che è nell'interesse di tutti eliminarla al primo turno. Perché Rubino ha alzato la mano che Giorgio è ucciso Giorgio. No, no, la cosa che mi fa un attimino pensare è che Davide è andato diretto da Lorenzo, ha detto che ruolo hai, lui che cosa ha fatto? Non è che ha risposto, è rimasto un po' così, ha detto ma Giorgio, ha cambiato subito discorso, quindi... Volevo capire se dovevo dire se è un ruolo buono o cattivo, cioè nel senso... Sì, sì, conferma. Beh, anche un villico può essere un ruolo, oppure no? Sì, vabbè, diciamo che nel gergo nostro ruolo, è tutto ciò che non è villico. Okay, però vabbè, okay, non abusiamo di Lorenzino la prima partita. No, vabbè, è colpa mia, non so. È colpa mia. Tanto chi deve capire ha capito alcune cose su me. Ma andiamo avanti. E c'è qualcuno che ha capito le cose su Marra non è d'accordo? Va bene. No, aspetta. Che non è morta al primo turno Alex, quindi secondo me Mara vorrebbe pietà, essere buono. Per pietà e per timore. Mara vorrebbe essere buono. Potrei essere un lupo, quindi. Sì. Quindi, mo vediamo, insomma, prego. Voi non vi siete ancora accusati? Oh, infatti, dicevo io, che è sta storia? Io stavo aspettando di essere tirata in mezzo, ovviamente. Ormai ho il mio target e quindi... aspettavo il momento propizio, ecco. Per il resto non ci ho capito niente ancora. Io purtroppo non ho nessun ruolo. Mi dispiace, vorrei avere un ruolo, ma... Va bene. Vorrei avere un ruolo, ma sta botta è andata così. Dov'anna così. E Gianluca, che ci dici? Tutto silente. Io sto analizzando perché voglio un attimo capire come si sta improntando la partita, perché già ci so molte info, devo dire, velate però info, quindi volevo un attimo vedere i sguardi un po' di tutti mentre parlavate, mi sto facendo la mia idea. Di che info parla? Che altro sarebbe, cioè vorrei capire, perché io sono novizio, cioè vorrei capire cosa riuscite a dedurre da questa situazione. Ci sono dei lupi. Diciamo che... E grazie Spoiler, ci sono dei lupi. Spoiler, secondo me ci sono dei lupi. Due. Sì, perché vi ho sempre solo visto, più che altro. Quindi vedere giocare sono cose diverse.
Vabbè, Lorenzino, significa che morirai. Ma molto probabilmente sì, però è curioso vedere come ragionate, più che altro, perché dal vivo è tutta un'altra storia. Ok, confesso, le mie erano pure insinuazioni per metterti sotto torchio. Sono stato vabbè, un po' infame. Ammazzarlo. No, non lo ammazziamo adesso. Vabbè, no. Nel dubbio, no, così no, 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 è un no, po' no. Come anche i nuovi arrivati vengono subito sbranati. Un banchetto di sangue, capito? Il battesimo. Sono novizio, non so. No, no, ma io ti risparmierò a prescindere, anche se sei il lupo, perderò miseramente. Per adesso passi. Votazioni. Partiamo da... È un'ottima... È una pessima scelta, te lo dico. Partire da me. Perché non ho veramente idea. A nessuno. Posso astenermi? No. No. Io dico quello più safe, secondo me, più Maggi. Cioè così a caso proprio. No, è perché comunque sia so che non... Vabbè, basta, non si può parlare. Io dico... Dico Alex. No, ho proprio vista. Io dico Lorenzino. Io Lorenzino, sì, puzza. Puzza no, dai, puzza no. No, non in quel modo. A Roma si dice che puzza quando uno sospetta. Perché la se sarà fatta la doccia stasera. Prima gli ho dato un bacetto, profumava. No, Marra no. No, no, Marra. Volevo levare l'etichetta che mi stava a rompere coglioni. Ho visto che impugnava le forbici, ho detto è troppo presto per la notte, David. Io... Buona mano. Sono finte. Sono finte, ragazzi. Vabbè, votate, votate. Io dico... Chi è che tocca? Io dico Maggi. Maggi. E so due. Mo' arriva il terzo. Già lo so. Fatti, questa è palese. Vabbè, dai. Tarabbi? No. Rea Damante. Dai, così andiamo. Sicuro andiamo io, Alex, al ballottaggio. Dico Alex. Davide. Così Davide. Oddio, aspetta, ribadite i voti, scusatemi. Due, Alex, quanti? Ma io sto due completamente a caso, ok, due. Va bene. Lorenzino, due. Ok. No, due, ma vado pure Giorgia. Quindi tutti a due. Completamente a caso. Tutti a due. Ma... Lorenzino. Ma devo votare io? Io dico un goliardico Maggione. Quindi tre. Ah, è vero. Per il meme. Per il meme, no? Perché pensavo che era 3-2-2-2-2. Allora non cambiava niente. Eh no, mo quindi devo. Se può fare un ballottaggio, tu stai a 3. Alex. Io e lui. Fatti appassionare a testa. 3-3. Oh, raga, io sono un villico. Però sono abituata a morire al primo giro della prima partita, quindi in questo momento sono sacrificabile. Quindi se volete potete farmi benissimo fuori, però sono un villico. E non ho parlato perché non mi è arrivato il microfono e sono sfranta perché non ho dormito stanotte, quindi ero stanca per prenderlo. Prego. Non ho parlato perché non mi è arrivato il microfono. Ha capito, brava, molto brava, perché la stavo per usare io, quindi me l'ha bruciata, no? No, e non so, effettivamente stare qui è perché forse non... Sì, esatto, non sto simpatico a qualcuno, però... anche io come Alex mi sento assolutamente sacrificabile, non fosse altro perché effettivamente non ho un ruolo e non so che altro dire. Occhio però a quello che ha votato Giorgia. Lascio così. E poi è lo stesso che ho votato io, quindi cioè... quindi sono buona. Maggi. Alex. Maggi. Maggi. Maggi voto te perché Asia ha bisogno della mamma.
Vabbè, io Alex. Alex. Ok, eliminato Maggi. 4-3? Sì. Questa me la spiegate poi, eh? E Maggi a dormire, viene trucidato nonostante lui sia fortissimo e alza il mondo. Questa volta non ha saputo alzare la scure della morte. Perfetto, cala la notte e i lupi iniziano a dululare. Ok. Che il detective apra gli occhi e decida chi indicare. Perfetto. Che il cavaliere, a questo punto, alzando il suo scudo micidiale, potrebbe salvare qualcuno. Perfetto. Che il cavaliere chiuda gli occhi. Che il giustiziere, se vuole sparare un colpo, lo può fare adesso. Perfetto, il giustiziere chiude gli occhi ed è giorno ed è stato sbranato il non così tanto povero, un po' odioso Meliador. Stanno puntando sui più forti. Meliador aveva votato. Alex dopo però, al ballottaggio. Alex. Ok, faccio un goccetto di VV. Devo pisciare, no? Sto pensando. Ragionava. Nel frattempo, sto pensando a una cosa. Ragazzi, però io sento il rumore. Se riuscite a parlare leggermente forte, così vi sento. Ok, stanno decimando i più forti, no, cioè no, i più forti giocatori. No, no, grazie, grazie. I Goat. È vero, è vero. Ma hai detto stanno o stiamo? Stanno. Okay, allora. No, sì. Le cose tirano stanno. E questo, anche la mia sicurezza nel risponderti, ti fa capire che sono una persona buona. Quello che penso. E famo che se siamo capiti. Quello che penso e che è quasi sicuro è che Lorenzino ha un ruolo. Ma è cattivo o buono? Però io vorrei fare una domanda a Rubino. Hai un ruolo? Ok. Vabbè. Non voglio esprimermi per ora, al momento giusto. Ok. Chita. Poi, un pezzetto. Io ce la faccio più. Sì. Però questo... Ho bisogno di tempo un attimo per capire. Problemi con l'aria condizionata, ora continuiamo. No, fatto il contrario. Quindi, analizzando più o meno, dicendo che io sono senza ruolo, Rubino non si palesa. Ha detto che non vuole dire che ha un ruolo. Non si palesa, che non voglio non dire palesa. Che cosa sono. Non si palesa. Non sai se c'ho un ruolo o no. Nel è un momento punto interrogativo, giusto. Rubino. È un telefono che squilla, raga. Che cazzo è? Vabbè. Marco, è il telefono di Simone, quello. Molte cose sono possibili. Ah, ok. Ma questo è un cretino. Vabbè, un taco cretino. Vabbè, dammi un pezzo di pizza. Un goccetto di pipì? Ne sei preso uno, te? Ma chi? Tago. Tago sta chiamando. La chat vede, Livio. Però si vede che si è connesso dopo. Tago. Vabbè. Sta chiamando Livio per sapere i ruoli. Ciao Tago. Ciao Tagone. Quindi io penso che per noi villici la cosa si fa dura. Quindi aiutiamoci. Dexter, tra di noi. Io mi fido di te. Andiamo. Aiutiamoci. Vuoi essere il mio condottiero? Andiamo. Okay. Non c'è nessun problema. Tra villi ci si aiuta. Quindi, sempre che Marra sia villico, ovviamente, dando per scontato questo. Beh, sì, ma che non mi vedi. Poi, dando per scontato questo, ovviamente. A meno che Dexter e Marra sono i lupi. No, io a domanda ho risposto diretto anche a Flame. Quindi, assolutamente, sì. Queste accuse
non mi piacciono. Cos'è che ti fa pensare questa cosa, Ruby? Boh. Io ascolto così. Molto come parlano le persone. Ah. Disse quello che non ha palesato un ruolo, che può essere o buono o cattivo. Forse è un ruolo. Magari, esatto. Però io credo alle buone intenzioni di Rubino. Ok, Valeria è il lupo. Tanto è mio. Oddio, che o sono il lupo, o è molto probabile che venga scambiata per il lupo, quindi ormai ci sono in questo mood. Però io credo a Rubino. Ok, se perso? Non sei un lupo, magari al prossimo turno ti sbranano, Dexter. Ah sì, può essere, può essere. Può essere, se non è... Oddio, ho detto che non sono un lupo. A non meno ho un che stai con Marra e Marra decide di sacrificarsi e fa capire che non è lui e ti sbrante. Io non ho assolutamente un... Se mi sbranano non sono un lupo. Ah, esatto. Fino a qua. Quindi... Ah. È anche vero che ai lupi non conviene sbranare un villico semplice perché devono più ruoli buoni. Beccano, meglio è. Allora ragazzi, qui vedo il tutto un po' in stallo. Sì, pure io. Quindi diamo una svolta a questa partita. Sono il detective e quindi il cavaliere mi protegge ovviamente. Ho visto due ruoli, Rubino è un villico, Valeria ha un ruolo. Ok, allora io mi sento di dire che per me Davide... No, per me, Davide sta bluffando perché io sono un normalissimo villico. Confermo che Davide sta bluffando. Hai un ruolo? Sì. Ok, che ruolo? Ma non è vero, sto scherzando. E c'è stato anche per un altro dico, greve. Per un altro greve. Io ho detto, ok, voto Davide, ho pensato. Poi ho detto, sto scherzando, ho detto, affanculo. Ho detto, per un attimo, sei sbagliato sgamato. Però due su due mi sembra un po' troppo. Ho pensato dopo, sgamato il primo lupo, easy. Cazzo. Prego, prego. Però aspetta. Se Davide lui, già prima, lui già prima ha fatto la battutina, sì. E Meliador prima di morire ha detto scherzando, neanche scherzando, io seriamente. L'ho fatta per farlo intendere al cavaliere. Aspetta, no, cioè sì, tu, però tu mi sembri una persona molto sicura. Ho pensato, sicura, magari stava scherzando davvero e quello vero sta zitto perché sennò rischia di morire. Però adesso, diciamo, mi hai dato vibes positive. Ma ok che sono decaduta in tre secondi come stavano a dir loro. Però perché tu hai visto lei e ha un ruolo, però lei dice di non averlo? Evidentemente un lupo. Mamma mia, raga, qua dovete scegliere se credere a me o credere a Davide. Beh, diciamo che con le votazioni possiamo io, pure capire se sì, Davide sì, sta mentendo. Però io posso dire che però è curioso, curioso il fatto che il detective reale non si sia esatto, perché rilevato, non si palese il vero quindi, detective. Detto, aspetta, al primo turno quando lui ha scherzato per paura, quindi, adesso non lo so, o lui è sicuro che il detective non ci sia e che non possa rispondere o effettivamente non posso è saperlo il detective. Mai. O effettivamente non posso il saperlo neanche da lui. Certo. Comunque, quindi lui è il detective probabilmente. Beh, capiremo qualcosa da, cioè, nel dal senso, voto dei mo. Non lo so. Ricordiamoci però che c'è l'indemoniato, eh? Quindi attenzione al voto e dei potresti morti. Potresti essere tu a questo Polla. Punto. Potrei essere io, però. È un po' un all-in strambo. Però tu non hai un ruolo, sei un villico, quindi. Va bene. Ti voterò per questo, che sei il lupo l'indemoniato, se avessi un ruolo positivo. Ah, io. Cazzo, mi fido di Marra io. Quindi Valeria, giusto? Voto Valeria. Io voto Dexter. Inquadrami. Io voto Davide Marra. Anche meno, Rubì. Beva morire. Rubino. Esatto. E Davide. 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 Sicuro vado al ballottaggio con... che c'ha altri voti? Beh, posso vedere i voti, tranne io quelli di Davide, 5, che c'è 2000. Due Dexter, uno, no, uno mi sa Dexter, uno Rubino, un uno. Uno Valeria, uno, uno, uno. Basta. No, manca ho votato, io voto Valeria, ovviamente.
Dexter. Ok, quindi ballottaggio io, Valeria e Dexter. Ok, ragazzi, che vedevo di? Sono il detective, punto. Questo è quanto. Valeria sicuramente o è un lupo l'indemoniato, non ha senso non votarla, infatti non capisco alcuni voti, però c'è l'indemoniato. Altri non mi credono, ma non mi ha sbugiardato alcun detective. Io non posso avere informazioni sull'eventuale morte del detective. Sì, ma io non lo so. Sono solo due morti. Io non lo so. Non posso andare in un link così, è stupido. Comunque, fate come vi pare, se volete uccidermi, ok. Però sono il detective. Cioè, almeno aspettate un turno, vi do un'altra info, poi fate come volete. Io per i villici, essendo un semplice villico, avrei preferito avere un ruolo, ma non lo ho. Potete anche votare me per poi vedere il dualismo Marra Valeria. Io vi ripeto, sono un semplice innocente. Uno dei due sicuramente nasconde qualcosa. Può essere Marra, può essere Valeria. E io vi ripeto, sono innocente. Potete votare me se volete vedere il dualismo tra i due. Quindi successivamente fare un turno. Allora, io di solito non seguo molto bene le dinamiche di questo gioco, anche se sono brava, bravina a destreggiarmi, quindi se sono scattata in questo modo con una reazione così genuina è perché stavolta non sono il lupo, sono un semplicissimo villico, non ruoli e no odio no dissing. No odio no dissing. E vi dico che Davide sta bleffando alla grandissima, quindi se il detective nella rara evenienza non fosse ancora morto, può indagare su di me tranquillamente, altrimenti innamo sulla fiducia, regà. Ma è inutile guardare te, cioè nel perché? Senso, no, che vuol dire può indagare su di me? Poi perché hai detto nella rara? Perché l'hai ucciso punto... tu e te ne sei resa conto adesso? No, a questo punto se nessuno ti smentisce, appunto, vuol dire che il detective o non si vuole palesare o che sono morto. Io forse Lupetto? Sì. Lupetto, che sono io il detective, virgola, no. Lupetto. Vabbè, comunque fate hobbies, ragazzi. Se volete scammare le bet. Creve, dai, questo è creve. Ragazzi, liberi di scegliere, come insegna Povia. Dexter. Davide. Rubino. Davide. Dexter. No, esce Valeria. Esce Valeria a ballottaggio tra te e Dexter. Uccidete me che sono un villico e vedete per i villici, questo lo dico, vedete poi il dualismo tra Marra e Valeria. Chi? Non puoi parlare, Valeria. Comunque, vabbè, sono il detective, ribadisco. In realtà non è male per noi avere due ruoli warning, me compreso. Comunque, prego. Quindi tra Davide e Dexter, voto Dexter. Davide. 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 Dexter. Vabbè, ok. Il povero Marra è stato ucciso dai villici. Allora, cala la notte. Cala la notte. Abbassate tutti la testa. Chinate tutti la testa. Tutti la testa. Chinate 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 la testa. E dai un po'. Vabbè, non tutti chinano la testa, però vabbè, andiamo avanti. Fino alle 2 di notte! No, bisogna chinare la testa. Allora, lupi, aprite gli occhi e decidete di ammazzare. Perfetto, che i lupi chiudano gli occhi, che il detective apra gli occhi e decide su chi investigare. Perfetto. Chiuda gli occhi, che il cavaliere avrà gli occhi e decida chi difendere. Perfetto. Che il giustiziere può decidere se sparare un colpo
Aspetto che il giustiziere chiuda gli occhi. Ed è giorno. E ci ha lasciato questa sera un'altra donna, la povera Alex. Dio, che cazzo siamo? Vai. Abbiamo degli elementi, ovviamente. Ok, quindi siamo rimasti io, Lorenzino, Rubino, io, Valeria e Dexter. Sì. Sì. Io penso che a questo punto, anche per andare ad esclusione, possiamo un attimo capire questi fantomatici ruoli o non ruoli. Esatto. Valeria dice di essere un villico, però... Marra, che poteva, non so sicuro se era o non era detective, poteva, aveva detto che lei aveva un ruolo. Sì. Okay. Pur io sono villico, non ho nessun ruolo. Anzi, sono pure abbastanza. Grazie Matteo. Tu sei villico. Io sono villico. Già siamo troppi villici. Grazie Matteo. E ovviamente c'è sta sicuro un lupo. No, tra di noi sicuro uno almeno di lupo c'è. Almeno uno, anche perché se no questa sarebbe l'ultima. E Rubino è troppo sospetto, però io non, sì, sinceramente sì, non sospetto. Io non sospetto. Manco io. I miei sospetti inizialmente. Grazie. I primi sospetti li ho iniziati ad avere quando è uscita fuori la cosa del ruolo non ruolo. Poi ho visto troppe persone però votare Davide, compresi i morti. Quindi la cosa che uno pensa è blef sul ruolo. Però comunque non torna della cosa sua, che però potrebbe essere testimoniata dal fatto che era, esatto, era un lupo Davide. Quello non lo dobbiamo escludere. Però se Davide in realtà era davvero il detective, c'è anche quell'altra ipotesi. Se era davvero detective Davide, i sospetti devono andare là. Sì. Io sospetto anche su Lorenzino da inizio partita. Io conosco molto bene Rubino. Lorenzino mi sembra tranquillissimo per la prima partita, magari ha un ruolo, lui ha un ruolo che forse adesso dovrebbe palesarlo. Che ruolo hai, Lorenzo? Però lo vedo tranquillo, quindi potrebbe avere un ruolo buono. Hai un ruolo? Devo dire il ruolo? Ho un ruolo. E fin qua c'eravamo arrivati. Potrebbe essere anche un ruolo positivo, Perché Rubino ride con quel sorrisetto? Perché mi sto facendo due calcoli. Rubino, se non sei il lupo, Rubino, no? Io non sono il lupo. A posto. E giuro su Yoshi. Scherzo. Ho fatto un po' meta. No, vabbè, io non, però aspetta, io non sono, non è cambiato lupo. Niente, perché io non sono te il lo lupo. Ripeto, ho visto come giochi e si vede che hai giocato da buono, almeno ai miei occhi. Allora, pensiamo un attimo. Tu su chi c'hai sospetti, Ruby? Sospetti? Sì. Allora. Allora, io sono indeciso fra... Lui dice che ha un ruolo, ok? Io sono indeciso fra... Mi ero rotto il cazzo, fra... Allora, il mio sensore va verso Dexter. Non ci posso fare niente. Anche se Lorenzino magari ha il ruolo non so che ruolo c'hai. Giustiziere, cavaliere, che cazzo no, qualcosa sarai. Allora, sicuramente non è il veggente... Lorenzino, se no avrebbe sbugiardato Marra qualora non fosse stato il veggente. Io mi fidavo di Marra. Non erano questi gli accordi. Non sei l'unico. Ma infatti io ve lo ripeto, ho ancora molti dubbi. Però ci sono due teorie: o è lupo Marra o è lupo lei. Sì, sì, queste teorie là vedo, cioè, almeno su una cosa su solo, quale delle d'accordo. Due è là su il dubbio. Però d'accordo. Comunque non so perché lui te vedo sospetto. Io, no, guarda, ma io te l'ho detto, io qualora dovessi finire al ballottaggio, io sono sacrificabile come villico. Vi ripeto, non ho nessun cavolo di ruolo. Questo te l'ho già detto. Ma questa è una cosa che vale pure per me. Però stiamo a un punto della partita che sacrificabile uno, sacrificabile due, conto, perdiamo. Fai conto che io ti credo. Perdiamo. Fai conto che io ti credo, io e te siamo senza ruolo, ok? Lorenzo ha un ruolo buono. Mettiamo caso che Lorenzo ha un ruolo buono. Rubino è un punto interrogativo e Valeria è un punto interrogativo. E io tra i due, te lo ripeto, a sensazioni, ho da una parte delle info che non so se approvare o meno, e dall'altra il mio istinto che mi fa vedere. Ma perché Rubino, tu dici che no? Cioè, perché tu dici Valeria è un punto interrogativo, no? Qualora Marra fosse veramente il veggente. Ah.
Secondo me Marra non è il veggente. Non è Giorgia mai ha stato. Giorgia ha votato a stecca Marra dall'inizio. Quindi è un ruolo. Questo è un dato. Tu hai un ruolo. Meliador, no, Meliador, quindi tu hai votato Alex. Però poi vabbè, è morta durante la notte, quindi niente. Però poi aveva votato Dexter. Però Dexter ha detto di essere villico, quindi non è una sbugiardata. Però il voto di Giorgia ci ho fatto molto caso. E quello dico. Ma io vedo ho Giorgia dei dubbi insistente sul fatto che lei potrebbe essere lupo. Perché il voto di Giorgia poteva, o da indemoniato, che ne so, buttare caos magari, credendo al fatto che Marra fosse davvero detective. Se no, non so, ragazzi, vi giuro, mi sta un pappa al cervello. Io, raga, vai, vai. Vai, Gianluca. Dexter. Valeria. Gianluca. Lorenzino. Gianluca. Dex. Rubino. Dexter. Dexter. Gianluca. L'ha detto. Dexter. Io dico, ragazzi, io ribadisco quello che ho detto finora, sto indagando, non so perché ho beccato sti voti, cioè, magari ho creato sospetti non so per cosa, solo che credo che mi abbiano votato solamente i morti, quindi non potrò ricevere risposte. So sacrificabile tranquillamente, solamente che non, vi ripeto, non ho dubbi, solo delle sensazioni verso Dexter, però a sto punto della partita le sensazioni non andiamo da nessuna parte, quindi non so. Io invito sempre... esatto, io invito sempre Lorenzo a dire il suo ruolo ora che siamo ai momenti finali della partita, magari non adesso ma al prossimo turno. No, no, infatti non ho detto non adesso, al prossimo turno. E io sono un villico tranquillamente, tranquillo da inizio partita, mi paleso come villico normale, non ho nessun ruolo, lo continuo a ripetere. Non so veramente chi sospettare, non sospetto neanche Gianluca, sospetto Valeria qualora Marra fosse veramente il detective, è Valeria per forza. Basta, queste sono la mia ringa, poi fate voi. Quindi aspetta Dexter, rimango su. Dexter, rimango sulla mia. Dexter. Perfetto. Ed è notte e si sentono degli ululati incredibili perché hanno vinto i lupi! Gianluca Lorenzin. L'indemoniatino. Mamma mia. Perché ne ammazzano uno di notte e rimangono due lupi di giorno. Io ho tryhardato per una cosa. Perché Mance quando Gravity, allora, io pensavo che eri detective. Io all'inizio sono andato. Che cazzo era detective? Io all'inizio. Io ero detective. Portacci vostri la prima notte, infami. Basta che culo. Però io volevo ammazzare Meliador la prima. Però quando ammazzo Meliador, poi mi arrivano un po' dei sospetti. Allora ho detto ammazzo prima. No, allora io ho utilizzato questa tecnica. Nel senso, Lorenzino, che poverino, non gli ho fatto quando nessuno. Quando ho buttato in mezzo Lorenzino. No, no, Rubino, no, perché. Quando ho buttato in mezzo Lorenzino, ho capito che era lupo. Quindi ho detto: no, vabbè, lasciamo perdere. Poi dopo mi sono esposto. Anche io non sapevo ovviamente se il detective fosse vivo o morto. Però a quel punto dico: sti cazzi, in caso becchiamo il detective, lo ammazzano i lupi. E comunque butto un cacciare, rimangono i dubbi su me e su altri due che io indico, capito? Ma io infatti, a caso ho detto loro infatti due. Infatti, io di notte, cioè io quando abbiamo votato, non ho votato né te né Valeria, perché io ho detto te sei per forza indemoniato, ma non per la giocata del secondo turno, è per quella del primo su Lorenzino. Cioè, se due turni di fila fai una giocata e metti in mezzo più gente possibile, sì, perché sì, sei sì. l'indemoniato e vuoi far uscire la gente. No, ma volevo anche i sospetti su me. Ma ti pare che al primo turno? Infatti, io ho votato Dexter per
infatti, ho detto Dexter è ancora fuori dalle logiche e quindi voto Dexter perché è uno dei sospetti. Secondo me è palese, Dexter era buono, io l'avevo capito. Vabbè, però infatti comunque le donne mi hanno sgamato subito. Ma pure Alex. Io allora il fatto è questo, Marra. Classica giocata di Davide da indemoniato che inizia a buttare in cacciara. Poi quando lei l'ha votato deciso ho capito che lui feccava il ruolo di Giorgia. Però Lorenzino l'avevo capito che era il lupo. No, eravamo in quattro durante la notte. Era già finita durante la notte. Non serve a niente. Rubino non poteva fare nulla. Meglio allora spieghi a questi rosiconi. Se Rubino salvava qualcuno durante il giorno saremmo stati comunque quattro e sarebbe comunque finita la partita. Esatto, sì, vabbè, insomma questo. Cioè, se sono già in quattro, anche se Rubino salva, rimangono in quattro, sono due lupi su quattro persone, è finita comunque la partita. E... No, Lorenzino l'avevo capito che era il lupo. Scam! Capito allora in modaliera! No, l'ho capito. Dai, quando vamo. Ti hanno detto dici il tuo ruolo e tu hai fatto devo dire il mio ruolo? Hai avuto un attimo l'ansia del ma che cazzo devo feccare il ruolo? Il giustiziere. Chi era il giustiziere? Allora, ragazzi, scusate un attimo, devo dire una cosa molto importante. Devo fare una proposta a tutti, però dovete ascoltarmi, soprattutto alla chat. Ah, intanto ribadisco 100 sub round aggiuntivo, il terzo. Allora, hanno fatto un suggerimento. Le bet dopo i ruoli. Ci sta. Va bene. Ci sta. Va bene, diventa proprio tipo better. Io mi sento estremamente responsabilizzato, ma va bene. Sì, capirai. A me mi verranno a cercare a casa così, però... Va bene, ragazzi. Va bene. Preferite? Comunque, ci sta, Marco, no? L'unica cosa... Alla fine, quando scommetti tipo sulle partite non ci voleva calcio. Un genio, eh? No, è che quando scommetti era sulle per evitare l'hating eccessivo. No, hai ragione. Però ci sta. Sì, era randomico. Quindi evitate di fare gli stronzi. Infami. Sarà l'ultima partita di Lupus. Ho firmato la mia condanna. L'unica cosa sull'ultimo giorno, cioè quando siete in 5, regà, fate dire alla gente che ruolo ha. Perché se Lorenzino avesse detto ruolo, se diceva cavaliere, tu lo sbugiardavi. Ah, io sapevo che Rubino era cavaliere. Ma chi era giustiziere? Ero io, ma se gli fate dire giustiziere, io lo voto. E lo voti, cioè. Capito? E se non lo so, però io penso che lui è il cavaliere, perché non lo so. No, perché Rubino era cavaliere. Pure tu, Rubino, dovevi dire io sono il cavaliere. Vabbè. Ah, regà, posso dire anche un'altra cosa? 4300 spect per Lupus. Bravi, dopo. Buoni. Ci piace. Grazie, ci piace. Ragazzi. Mi fa piacere. Il sub goal come sta fare? Voglio dire solo una cosa. Sai quando t'ho beccato? Tu? È la sua cosa. È che pensavano che un lupo fosse già morto. Vuoi farlo tu? Vai. In due, ok, capito? Dai. Regà, una cosa voglio dire. Io ho votato Marra. Cioè, Marra, dal mio punto di vista, solo 29, era palese. Mi sa che stasera ne fanno 4. L'ho votato perché lui dal primo turno io ero già morta, ahimè, Giorgia, sei troppo forte. Ascolta, 200 sub, tu al primo turno hai iniziato a fare battute proprio tipo ti ho visto c'è un ruolo, ma io volevo, sai perché? Per due motivi. Uno, volevo farmi comprendere dai lupi per non morire di notte. Sì. E due, butto quello il cacciare. Quello che voglio dire è che per i villici c'era un segno troppo chiaro che se tu scherzi così tanto non puoi essere veramente detto. Era proprio l'indemoniato. Capito, raga? Perché tu ci scherzi dal primo turno, ci scherzi così a caso. Non puoi essere veramente il veggente, non lo faresti, non rischieresti la tua posizione così tanto. Cioè, io l'ho capito così. Poi quando ha detto vabbè, però non è vero in realtà, perché spesso lo faccio uguale. Beh, quello è relativo. No, di solito. Che sei scemo, Rubì. Io non so di come hai fatto tu a sopravvivere. Di solito lo dichiari in modo serio. Non so come hai fatto a sopravvivere. Inizia la partita e Rubino fa: Davide, Rubino, non verrai protetto questa notte. Se io fossi stata a lupo l'avrei ucciso subito. No. Ah, è vero, sì, sei impazzito te. Hai il microfono, mica. Però è vero, l'avevo sentito pure io. Io ho sentito benissimo, perché io all'inizio mi sono sbagliato e poi mi sono corretto a parlare. Infatti ho capito il mio errore all'inizio. Confermo quello che ha detto Giorgio. Allora, io questa cosa non l'ho sentita, sennò avrei ucciso Rubino. Ragazzi, un attimo, microfono a Meliador. Ruoli. Allora, i ruoli sono, va bene, diciamo gli stessi di prima con due modifiche. Invece dell'indemoniato la strega, invece del detective il veggente. Ok? Quindi ricapitolando, sempre i lupi ovviamente. Il veggente mi chiede se una persona è lupo o meno e io rispondo sì o no. Attenzione, perché la strega viene vista come lupo, quindi anche se indicate la strega io vi dico sì. Va bene. Vabbè, poi lo spiego io. Allora, okay. Lorenzo, stai frigolato. Lorenzo, i ruoli sono veggente, non detective. Al posto del detective, la carta del detective, che in realtà poi è già veggente, il veggente vede solo i lupi e la strega.
Ok, perfetto. Okay. La strega vede solo i ruoli buoni, esatto. Quindi giustiziere, cavaliere e veggente. Esatto. Io la strega dico, quale sì, carta è? La strega è quella indemoniata. Indemoniata. Okay. Ma scusa, fai una cosa, mentre rispieghi fai vedere le carte che sono la cosa. Sì, sì, va bene. Poi rimane il giustiziere, rimane il bodyguard che è il cavaliere. La strega gioca con i buoni o con i cattivi? Con i cattivi. La strega vince con i cattivi. Vince con i cattivi. Scam, dà la carta dell'indemoniato. Meliadorin, scam, 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 Meliadorin. Oh, ma due dubbi? Non c'è l'indemoniato. Ok. Ok. Meliador l'hanno nerfato, l'hanno messo a masterizzare tipo le carte bannate di Magic. Dov'è? Perché è troppo forte. Però sei? Beh, la terza gioca, ho visto che mancano pochissime sub, quindi top. Guadagno la valore. Terza masterizzata extra, ha detto. Cioè, vargo un botto quando mi mettono in Chiara ti vedo in chat, fai di media. Chiara ti vedo. Perché okay, non me li stampano Chiara. Più, ragazzi. Cioè. Ah, cadezzi, dai. Sì, sì, vai, vai. Per voi dicevo io. Ma sto affancando dalla Madonna, raga. No, raga, non faccio la pressa, non mi piace. Stavano sta a 27 gradi. A sto punto deumidificatore. No, ma a sto punto metto il deumidificatore. Va bene, allora i ruoli 150, sono chiari a tutti, ragazzi? Sì. Bene. L'ho acceso, l'ho messo a basso. Di stacco sto, eh? Sì, le... No, le bet sono dopo, moderatori. No, 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 moderatori. No, no, non bettate, non bettate, non bettate. No, annullate, bet, no, annullate, bet, no, annullate. No, massimale annullate. 130 di Pancaviana. Ma infatti l'ho letto. Annulla, annulla. Lo puoi annullare? Chiudi? Ma è annullata così? Va bene. Allora, moderatori, dopo che lì che Meriador rivela i ruoli, ok? Comunque è bellissimo perché poi rimarrà nella storia, cioè rimane un qualcosa di scritto per i posteri. Sì, il libro di Big Luga. Rivenderemo il libro di Big Luga come a 3.000 euro. Cerbero. È vero però. Sì, sì, sì. Ma cosa? Facciamo vedere quelle carte, me l'ha portate Max, ce l'ha fatta un ragazzo, sono molto facciamole fighe. Vedere. Facciamole vedere in camera. Ma erano le stesse che avevamo visto su Revo. Ma avete messo la carta tutta, eh? Oddio, te fammi vedere. Allora, l'altra è fighissima, è tipo Split è di quelle un Magic. Lupo del Cerbero. Top. Bella. Quell'altra è stupenda. Non vi vedo più. Ciao ragazzi in chat, è stato un piacere. Bellissimo. Guarda che figa. Questa qua è double face. Nel dubbio scrivete sempre e comunque porco Livio, che è una frase pensavo universale che vabbè. Bestemmione, no, ti giuro, no, infatti no. Sta a dire. Guarda, porco Livio me lo sono inventato per non bestemmiare. Comunque è stato bello giocare da morta. Mi sono mangiata la mia vizietta. Marco. Ho fatto. Marco, bella. Ormai sei troppo forte. Ricordatevi che ha 8.000 sub. Ci poi sarà. Oggi c'è manco Simone. Simone starà godendo perché ho perso. Ho visto che ha scritto in chat. Ha detto: ho avuto un malore. Vabbè, auguri di pronta guarigione. Auguri, Simone. Ci manchi tanto, Simo. Betta con noi. Simo, allora, auguricini a Simone. Tutti mi avete ridato le carte? Pronto. Le carte sono state depositate? I va vostri bene. Ruoli sono chiari? Eccolo, ecco. Okay. Lo resto, scam, eh? Cominciamo così, eh? Ok. Il mio no, come mai c'era tipo un tizio tutto peloso sopra, che non mi ricordo però che c'era scritto. Si va a Criceto. Dormire. È notte, notte, è notte. Allora, notte. Che i lupi aprono gli occhi. E noppi, e noppi, e noppi. Ok. Che i lupi chiudano gli occhi. E che apra gli occhi il veggente. Che il veggente chiuda gli occhi e che apra gli occhi il cavaliere. Che il cavaliere chiuda gli occhi e li apra il giustiziere, colui che giudica e giustizia. Bene, chiuda gli occhi il giustiziere e li apra la strega. Che la strega chiuda gli occhi. Che tutti aprono gli occhi e questa notte è morto Melia. No. No. Marco, controlla adesso se stanno facendo le bet, perché i ruoli sono chiari per la chat, l'hanno visti tutti? In caso magari riscriveteli mod gentilmente, iscriveteli grazie. In chat. Grazie dai. Moderatori e soprattutto al sergente, questi umili lavoratori schiavizzati. Ok, buongiorno quindi. Ragazzi, usciamo dalla partita precedente. No, apposta, te l'ho chiesto. No. Dico subito il mio ruolo. Sono il giustizialista. No, non sto scherzando, sono il giustiziere. Lo dico subito perché l'altra volta mi ha detto culo e anche perché me l'ho fatto capire che ero indemoniato, quindi non sono morto di notte, quindi il cavaliere mi protegga. Sono il giustiziere. Questo è uno linto da... Va bene.
Oh, due all-in così di fila è da pazzi. Ora sono tutti vivi. No, eh? Ma poi non c'è l'indemoniato, c'è la strega al massimo. Ah, è vero. Quindi. No, okay, quindi il veggente può guardarmi. Il veggente mi vedrebbe come lupo da strega, a differenza dell'indemoniato. Ok, quindi non avrebbe senso fare una giocata diversa. Sono effettivamente giustiziere e voglio che il cavaliere mi protegga. Io avrei voluto un ruolo anche adesso, pillico normale. E io faccio un appello. Non votate Livio, che non gioca mai. No, no, infatti non lo uccidete. E no. Se fosse un lupo? Io sono morto dentro. No. Livio, hai un ruolo. Livio ha un ruolo, io sono buono. C'ha un ruolo Livio, secondo te? Non lo sapevo di avere un ruolo, sinceramente. Adesso lo sai, ma lo sai da perché? Parte. Dimmi perché. La vita è come una ciliegia. Allora, Rubino. Basta che prima o poi la vita è come una ciliegia. C'è un problema. Iniziamo a discutere già da adesso. Iniziamo a discutere di questo problema. Il problema è che non è stato detto nulla. Ok? Io non ho un ruolo. Però è curiosa questa cosa che tu stai. Non hai un ruolo? No. Va bene. Sta mentendo. Vabbè, ragazzi, io direi che possiamo andare a dormire. Non diamo troppe. No, però ascoltatemi. Non diamo troppe informazioni adesso per quanto riguarda i ruoli positivi. Perché altrimenti il cavaliere deve splittare la sua scelta. Quindi non facciamo cazzate, per l'amor di Dio. Sono dei vostri adesso. E con la tensione che serpeggia nel villaggio, la luce smette di colpirvi. È notte. Che i lupi aprano gli occhi. Chi vogliono uccidere i lupi stanotte? Che i lupi chiudano gli occhi. Che li apra il veggente. Di chi vuole sapere l'identità il veggente? Che il veggente chiuda gli occhi. E che li apra il cavaliere. Chi vuole salvare il cavaliere questa notte? Che il cavaliere chiuda gli occhi. E che li apra il giustiziere. Volemo far danni? Che il giustiziere chiuda gli occhi e che li apra la strega. Che la strega chiuda gli occhi, che tutti aprono gli occhi e tristemente ancora una volta no! È morta Giorgia. No, no, dai. Dai, ragazzi, dai, vabbè, così è troppo, però. Dai, questo è tipo Simone che ha pagato qualcuno. Dai, ditelo, questo è cattiveria. È Simone che ha pagato qualcuno. Io non vedo io non vedo l'ora che finisca questa partita per capire chi sono i lupi. Verranno fuori i lupi, eh? Perché veramente. La mazza che infamata, però. Lupi, dai, sapete, io vi guardo tutti. Lupi, sappiate che questa partita finirà prima o poi. No, dai, però. Cioè, sono molto adirato. Veramente devi essere una persona terribile. Forse solo Rubino è in grado di fare questo. Allora, adesso l'unico tutti i miei sospetti vanno verso Rubino, guarda. Io sono il buono. No. Guarda, vado appresso buono a Marra per eccellenza. E sia con simpatia, ma sia con quel pizzico di sospetto e conoscendoti, non hai detto sono buono con troppa convinzione, no, non hai mezzo rosicato. Quindi significa che sei un lupo! Lupo! Vero? Abbiamo finito questa manfrina. Comunque, vabbè, diciamo, Livio. No, pantomima si dice. Io sono... Io lupo. No, non sono lupo, sono un villico. Ecco. Un villain. Caro Livio, io ho detto la mia. Per me Livio è sospetto. Ma spiega perché almeno. Cioè, io non posso spiegare i trucchi del mestiere. Ma i trucchi spari a caso. Dici cosa a caso. E perché ti agiti se sei una persona buona? Ma uno, guarda, per me sei il cattivo. Ma no, ma dice cazzate. Cazzate? Dico cazzate. Dai il microfono a questa donna. Ho solo chiesto se lo dici per meta, perché... No, per meta. Vabbè, i trucchi del mestiere, cazzate. Io faccio il mio, io ho sensazioni. E per me Livio ha qualcosa di sensazioni strano. Sensazioni momentanee. Andiamo a rivederlo da un sensitologo queste sensazioni, per favore, perché peccano un po', eh. Guys. Non lo so. Olu. Ricordati quello che ti ho detto all'inizio. No, se siamo capiti, Lu. Allora, ragazzi, dobbiamo cominciare ad accumulare informazioni. Non mi sembra difficile. Io ho sempre il colpo in canna, quindi...
Lorenzino, che ruolo hai? Greve. Sempre detto che io abbia un ruolo. Io dico basta, sti altari di fatiscenti. Certo. Io non ho un ruolo, io sono un villico. L'avete fregato una volta. Se potevo usare solo una volta qua, quella cosa, quel trick. Li hanno potenziati. Tipo i mini cell che poi diventano più forti. Livio mi dà vibes da buono. Senti Maggi, diamo una smossa a sta partita. In che dobbiamo partita, fare? Livio, in questa nella partita, Livio, nella vita no. Sono preso un tossico, una merda. Metti in pericolo i bambini. Allora, Rubino dice sempre la verità. E questo è un dato di fatto. Lupus. Gianni e Pinocchio. Ci ha chiappettato più volte Rubino con la verità a Lupus. Vabbè, uno e due, dai, su, famoli fuori. Uno votavo, l'altro lo secco, esatto, io. Sì, sì. Dai. No, davvero, non so che... No, io non ho un ruolo. E effettivamente, poi è sempre così ultimamente. Parola alla dottoressa. Cazzo devo dire? Non c'è un cazzo da dire. Sono un villico. C'è un cazzo da dire. Vale? Te che ci dici? Sì, un pochino. È solo sudore. Fa ridere perché l'ha lavorato davvero. Quello è testosterone, Alex. Io sono un villico. Senza ruolo. Senza ruolo. Tutti villici. Che mi guardi a me? Io ti ho accusato ingiustamente prima, ma adesso sono buono. Chi è che potrebbe... Siamo tutti abbiamo vinto! La domanda è una, è l'unica domanda che ci possiamo fare. Sì. Chi è che potrebbe essere talmente infame da ammazzare due volte Giorgia? Io ho una mia opinione. Anche io. Rubino. Anche io. Allora, c'è una faida. Qualcuno che gli ha dato. Allora, forte, secondo me, gli unici potenzialmente in grado. Allora, escludo Gianluca, perché comunque ha una sua deontologia. Escludo Livio per lo stesso motivo. No, vabbè, magari mi sbaglio. Però, secondo me, Rubino, Valeria sono in grado di fare questo gesto spietato per vincere, che poi è legittimo alla fine, al Lupus vale tutto, però non avrei mai ucciso Giorgia per prima, io sono buono. Ragazzi, ecco la appena aperto bocca, fatto, scritto, no, ma Livio e Lorenzino, dici? Beh. Si toccano. Allora vogliamo fare una cosa, ragazzi. Ascoltatemi un attimo. Facciamo una cosa. Abbiamo il veggente in questa partita. Ok. In teoria. Se poi certo. È Giorgia, ok. Abbiamo. Sto pensando ad un potenziale all-in da parte di noi villici. Si palese al veggente, così i lupi sono costretti a scegliere tra. Allora io dico al veggente. Visto un attimo, tutto... Rubi, fammi finire il discorso. Che viene, piano, Lupo, con calma. Sto dicendo, perché ho paura che così votiamo alla cieca. Anche se c'è la strega, quindi è un po' un cazzo per il culo. Così votiamo alla cieca. Ok, rischiamo di beccare altri ruoli. Quindi ovviamente il cavaliere rimane celato. Se il veggente ha informazioni, ovviamente si ha beccato un buono. Magari non conviene palesarsi ora. È un'informazione, magari aspetta una notte in più, solo che rischia, non lo so. Ditemi voi poi, raga, è io un'opzione, perché secondo me così andiamo avanti io, a cazzo. Allora. Andiamo avanti fino alle 2 di notte. L'ammazzano, però devono scegliere, il cavaliere sceglie a caso tra me e il veggente. Ma tu stai anche dando se... no, per sì, ma è presto per sia, il veggente, no, se non viene protetto in qualche modo, che il cavaliere è morto, che magari protegge qualcun altro, che magari... Io invito il veggente a guardarmi. Tu faresti la stessa cosa, Livio? Assolutamente. No. Allora, vabbè, ok, allora che cosa me lo chiedi? No, vabbè. Nel senso, se il veggente ha un'informazione importante, ci sta. Esatto, secondo me. Se ha un lupo, se non ha, se non ha beccato un lupo, no, sti cazzi, esatto, anche se perché ha visto tanto... qualcosa, sì. Se no, sono due ruoli palesati buoni. Difficile, sì. Vabbè, due... E non sappiamo neanche se per caso il cavaliere... Giorgio è il cavaliere, ok, sì, sì. No. Lì è un disastro. Vabbè. Ma è quasi rotto il cazzo. Votiamo. Ok, votiamo. Se lo dice lui. Votiamo, a partire da Gianluca. Lorenzino. Ma io Rubino. Valeria. Rubino. Ho
per non sprecare il voto, Lorenzo. Lorenzo. Livio, quanti voti hai? Zero. Con quale enfasi? Zero. Poi. Zero. Amore. Livio. Poi ve lo motivo. No, c'è sta, tienilo lì. Lorenzino. Quindi Lorenzino te ho due. Poi c'è qualcun altro? Valeria 1. Valeria. Quindi Livio, Livio. No. Devi votare. Devi votare e poi si fa il ballottaggio. Mi sembra classico che io voti Rubino. Ballottaggio Rubino Lorenzino. Due? Ragazzi, stai, ma tu stai parlando, io non ti sto dicendo niente, ho solo guardato, ti senti in colpa di qualcosa? Non ti sento. Passa non ti quello sento. A Lorenzino. No, faccio parlare prima a lei, signor Rubino, prego. Cazzo è sta cosa? Allora, vi ripeto, io sono un villico normale, sono buono. Ve lo dico, non ho ruoli. E il veggente lo invito sempre a guardarmi se vuole. Mi spoglio anche, mi può guardare. Prego, Lorenzino. Non dubito nel buon ruolo di Rubino. Ma non ho nessun motivo di mentire nel dire. Ok, hai un Rubino. Ruolo fondamentale. Io mi posso sacrificare come villico se tu hai un ruolo fondamentale. Anch'io posso sacrificarmi come villico e vi dico che perdete. Allora, io sono un villico, vi dico che perdete se lo fate. Ah, io prima ero ma lupo. Ma scusa, no, ferma. Tu hai detto, ti stai sbagliando, Rubino. Perché? Fidati. Come per dire che tu hai un ruolo importante, magari buono. Stai quindi se sopra tu le hai un ruolo, no. Se tu hai un ruolo importante, io dico ragazzi, io mi sacrifico se lui ha un ruolo importante. Se lui invece se fa che se siamo capiti. Se lui non conta un cazzo, insomma. No, io dico che state sbagliando perché sono un villico, molto semplicemente. Ma no, state sbagliando, ancora devono votare. Io prima votare, ero lupo, ho adottato una strategia totalmente opposta, adesso sono molto più sciallo così. Che motivo avrei di rischiarmela tanto se non fossi un villico? Sì. Ottima risposta, effettivamente. Rubino. Lorenzino. Lorenzino. Scusa Rubì, è per pareggiare i conti, me ne lavo le mani, Rubino. Lorenzino. 3-2, Lorenzino da Rubino. Magari se me lascia. Una ringa vergognosa proprio, Lorenzino. Da parte, quindi, da entrambe le parti. Lorenzino. Lorenzino è morto. E si va alla notte. Si va a letto? A letto? Allora, che i lupi aprano gli occhi. Che vogliono uccidere i lupi stanotte. Che i lupi chiudano gli occhi e che li apra il veggente. Che il veggente chiuda gli occhi e li apra il cavaliere. Che il cavaliere chiuda gli occhi e li apra il giustiziere. Che il giustiziere chiuda gli occhi e li apre la strega. Che la strega chiuda gli occhi, che tutti aprano gli occhi e questa notte è morta. Greve. Valeria. Io per sbaglio
per sbaglio, lo dico per la chat, per sbaglio ho mezzo aperto gli occhi quando hai chiamato il cavaliere, però ho guardato dritto, non ho visto un cazzo, no, perché li apra e li, ho, li faccio condizionare. Che ho detto? No, no, l'ho detto per la chat, ma... No, lo dico... No, per... Alex si è riferito al fatto che Rubino ha detto chi ha scoreggiato ha fatto ridere tutto. Perché Chitana ha scoreggiato. Non fate ridere durante la notte nessuno, perché si possono intuire cose. Vabbè, se uno ride... No, però, vabbè, però ho visto dritto poi, una frazione di secondo, non so se si è visto, ma lo ribadisco. No, ormai verrai... Va bene, allora ragazzi, secondo me... Ah, quindi è morta Valeria. Ok. Buona, confermata, ovviamente. Non hai sparato. Mossa buona. Vabbè, è palesemente una persona che odia le donne. Quindi ovviamente Rubino. Sì. Femminicidio. Abbiamo capito questa cosa. Allora io. Io amo tutte le donne del pianeta. Allora, ragazzi. Fate parla a Davide. Io non. No, che sparo a caso? No, sì, così sì, ammazzo gente a buffo. No, io mi tengo il colpo in canna nel turno in cui si rivelerà il veggente. Vabbè, allora facciamo. Così. Beh, sì, adesso c'è un sacco e infatti di info. Io vorrei che il veggente si rivelasse, il cavaliere protegge il veggente, io sparo la stessa notte. Esatto, c'ha senso. E amen. Veggente, muoio. Dove sei? Veggente, ci dica due informazioni, sennò qui è la fine. Io no, non sono il veggente. Cioè, allora taci! Come l'ho detto, no, voglio, taci, volevo fare taci, una ringa. Taci, non sai giocare. Prego, prego, faccia. Questa, tutta questa parte qua era, secondo me, piena di ruoli. Questa parte piena, qua. Era sì, proprio tuttora. Tre su perché tre. Perché al passato? Beh, uno è perché morto. Uno è morto. Ricordiamoci, ragazzi, due. Che c'è la strega. Valeria, non è il morta. Lupo? Morta. Però potrebbe essere anche la strega. Sì, c'è la strega. La strega muore di notte. Uccisa dai lupi che non sapevano fosse la strega? No, la scelta, la scelta di Valeria è un po' strana. La scelta di Valeria è strana, vai. Sì, perché questo mi è fa strana pensare. Anche perché l'avevo buttata un po' nei sospetti, quindi ci stava lasciando ambita. Appunto, dico che alla fine era pure, è pure una cosa buona che lei è morta, ho detto prima, appunto per questo motivo, perché c'erano un po' dei sospetti. Quindi alla fine meglio lei che magari qualcuno che era confermato. Ragazzi, il veggente può uscire fuori gentilmente? Vabbè, a questo punto dai per scontato che sia morto. Ultimo appello per il veggente, parli ora o taccia per sempre. Allora, se qua è pieno di ruoli è stata una ringa vergognosa quella di prima. Cioè, guarda, lo sto di, infatti io stavo così veramente. Livio, sei il veggente tu? No, io non c'ho un ruolo. Ah, porca puttana, quindi... non può essere morto posso, di nuovo il veggente al primo turno, per posso Dio. Posso dire una cosa? Livio non ha nessun ruolo e Maggi non ha nessun ruolo. Sono grazie due Dio. Sono due villi. Meno quindi. Male che c'è Gianluca. Ok, anche detto strega, vero Gianluca? Gian Strega già così partiamo proprio. Però te ne sei reso conto un po' tardino, eh? È un po' tardino, sì. Volevo pure un attimo vedere. Scusami, se usciva fuori qualcuno. Che hai visto? Scusami. E ho visto Livio. No, niente ruolo. Niente ruolo. Ok. Maggi. Però io confermo di non avere un ruolo. Quindi due villici puri. Vabbè, poi può essere andato anche a culo. No. Potrebbe essere. Io la strega, guarda, eh. Non, io... t'ho guardato perché te davo già confermato. E non lo so, però tra te e Lorenzino no. Io vorrei vedere anche che cosa votano i morti. Volevo vedere questa notte. Sì, però c'ho due safe, però me li volevo tenere per me, perché se uno diceva so io il veggente, già andava esclusione dei quattro, perché c'è stai pure te in vita che sei confermato buono, no? Sarebbe stato bingo, per quello tacevo. No, è vero che molte volte lo fa, che aspetta a rivelarsi, sì, per vedere sì, come si muove. Questo è vero, però non un lo po' so. Timorato perché c'avevo un altro piano in testa. Cioè, messo volevo troppo... andare a esclusione per andare sicuro, sì. Secondo me ci hai messo troppo a dire i nomi delle persone. Ma io non ho counterati tre, eh. Cioè, nel senso, a me manca... Chi è in vita? Alex e Dexter e Rubino. Basta. Allora... Capito? Anche però se avevo strega... un altro turno rimanevano in due. Ok. Era top. Ah, nonostante la mia giocata dell'altra volta sia stata criticatissima, non ha senso ucciderla adesso, che comunque va nel conteggio dei villici. È una follia, perché adesso guarderò Rubino, per esempio, stanotte. Ok. Io vorrei sentire Alex se ha qualche info. Fatto. No, pure io penso come Davide. È un po' sospetto il fatto che abbia un po' tentennato a dirlo. Comunque e l'ho poi io fatto non lo so, io avevo sul GTL il sospetto che avessi un ruolo, però a sto punto boh.
Io ho dato pure qualche piccolo indizio, tipo, ma non mi ricordo quale. Tipo, non verrai visto. In che senso? Ho detto non verrai visto, però te non mi ricordo a chi. Vabbè. Non mi ricordo, mi sa a Lorenzino, non mi ricordo. Ho detto tutto, ho detto però se Gianluca effettivamente fosse il veggente mi scagiona sul Livio e quindi non lo so, da questa parte pensavo perché si sono attaccati anche inizialmente Rubino e Livio, poi Lorenzino ha fatto quella al ring là, io ho questa idea qua. Stiamo per arrivare al momento vabbè. Dei voti. Votiamo ragazzi, che vedevo di... Votiamo! Gianluca, prego. Rubino. Alex. Alex. Gianluca. Alex. Gianluca. Rubino quanti ce n'ha? Uno che è quello di Gianluca che mi doveva venire. Perché Gianluca ti doveva vedere a te? Sì, ha detto il prossimo Gianluca. Tu mi dovevi vedere nel prossimo turno e mi hai votato? Gianluca. 4, 2, 1, basta. Ok, portiamo 3, Rubino. Marra. Chi ha votato da me? Allora, al ballottaggio Alex e Gianluca, prego. Ragazzi, io che vedo di ammazzarmi adesso è un po' follia. Non so che altro aggiungi. Cioè, se lui è veramente il veggente, io mi sacrifico volentieri, però sinceramente che è successo? Che si è frizzato? Che si è frizzato? Ma qualcosa di live, audio, video? Che si è frizzato? Ma ci si sente? Ah, ok, però stiamo in live. Siamo in live, siamo in live. Io pensavo che era tipo BS, capite, la connessione. Però sinceramente, boh, il fatto che ci abbia messo tempo a esporsi mi sa, mi puzza un po' più di stress. Ok. Mi puzza un po' più di strega che di veggente, quindi, boh, secondo me... Io sono villico, ve lo dico. Cioè, volevo dire... a Gianluca, se non fosse stato con me al ballottaggio, controllami il prossimo turno. Ma okay. Comunque va a mio favore il fatto che prima ero lupo e ho più ansia, perché io quando ho un ruolo buono ho più ansia, è come se si è ricordato bene lì. Il meta, dai Gianluca, per favore. Comunque hai votato Rubino, cioè volevi vedere Rubino, lo voti. Vabbè Gianluca. Non so, volevo beccarsi, ma l'ho già spiegato prima, davo guarda che l'ho già detto prima e posso ripeterlo. Io Rubino non l'ho visto, lo volevo vedere stanotte perché in testa mia era già confermato. E lei perché l'hai votato? L'ho votato adesso. Raga, io mi sacrificherei volentieri se fossi sicura che lui è un veggente. Però in realtà secondo me non è un veggente, è una strega. Maggi. Ma non potete parlare voi, raga. Vabbè. Però secondo me non è un veggente, quindi mi rode anche il culo morire se poi in realtà è la strega. Quindi vorrei giocare, sono un villico. Cioè, potrei darvi una mano, cioè, però fate voi. Vede voi. Io mo sono indeciso se vede Alex o Rubino. Va bene. Votiamo. A partire da Livio. Ah, ok. E Alex. Gianluca. Ragazzi, Alex, decidi te. Ha votato Alex. Gianluca. Wow.
Muore Gianluca ed è notte. Andiamo a Nanna. Che i lupi aprano gli occhi. Chi voglia uccidere i lupi stanotte? Che i lupi chiudano gli occhi. Che li apra il veggente. Chi vuole vedere questa notte il veggente? Che il veggente chiuda gli occhi e che li apra il cavaliere. Chi vuole salvare il cavaliere stanotte? E che il cavaliere chiuda gli occhi, li apra the justice. Che chiuda gli occhi il giustiziere. Tutti quanti aprite gli occhietti, questa notte è morto Mar. Pazzi sgravati, Lupio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Se devi fare una cosa, poi dico... Ah no, cinque. Allora, secondo me un lupo è morto. Ah, o la strega. O la strega o il lupo allora, è morto. Secondo me... Allora, ora lo dico. Ora lo dico secondo me, però... non ho dati sufficienti. Secondo me erano Lorenzino e Alex. Erano perché è morto lui. E vabbè, lei lo è ancora, secondo me. E Gianluca che ha fatto quella giocata con Rubino, che ha detto prima te guardo e poi l'ha votato. Vabbè, perché magari, non lo so perché ha fatto sta cosa, però mi sembrava sincero a me. Poi magari mi sbaglio, ultimamente non ci sto azzeccando. Ti tanto, sbagli però... perché sono un villico, ma il cavaliere dove cazzo sta? Vabbè, se il cavaliere non è morto si palesi. Sì, a questo punto, ma tanto non si palesa nessuno. Vabbè, io mi fido del mio intuito. Perché dici proprio Alex? Perché dici proprio Alex Lorenzino? Perché di solito Alex ha sempre... Ma ben... dai, ma era palese che... Cioè... Perché, no, no, per un altro motivo, sì, non sì, per Gianluca. Perché tu di solito c'hai sempre... Sei molto brava a capire chi è il lupo. Adesso no. In realtà stasera manco prima perché l'ho capito all'ultimo. Perché secondo me lo sei. No, anche alla prima partita ho capito all'ultimo che era lui. Stasera sto rallentatissima perché non ho dormito. No, vabbè, ci può stare effettivamente, ci può stare, per carità. Poi io faccio allora, sempre realtà, delle cioè, cose molto precise che poi vengono... Che di una convinzione ce l'avevo, che Gianluca fosse la strega. Quindi se ti fidi di sta mia sensazione, cioè se sono lupo, no, ma... Allora, chi siamo rimasti? Siamo 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Se ci sono due lupi sono cazzi. E... credo ci sia un lupo. Io credo, io sono, non so la strega o il lupo, cioè secondo me uno l'abbiamo beccato. Probabilmente un lupo. Ho beccato la strega, sti cazzi, cioè. Sì. Non lo so, io ripeto sempre le mie vibes di qua, però Rubino secondo me è lo so, lo dice d'inizio partita, potrebbe essere buono Rubino, non lo so, Livio prima lo sospettavo, poi no. C'è da dire anche che... vabbè, però questo non vuol dire niente. Perché la strega non sa i lupi, vero? No. Perché ha detto Maggi e Livio Buoni. Lui si era palesato veggente, te lo ricordo. Sì, appunto, dico. No, magari quindi volesse. Magari fosse stato aveva il lupo. Visto, esatto, aveva fosse visto stato loro il lupo. Due ha detto che erano buoni. Uh-huh. Però in realtà se non era il vero veggente non è vero che erano buoni loro due, però lo dico solo no, per ricordi logica, non voglio essere vendicativa verso... Non lo so, io non sono... Non so, se c'è qualche ruolo, ripeto, è il momento di palesare e basta. Vai Rubì, è me contro te. Non si palesa nessuno. Rubì, è un me contro te. Su Rubino sguardi, Rubino ero anch'io. Allora, il fatto che dica il veggente mi guardi dall'inizio, comunque è molto rischioso se sei lupo. Comunque, in realtà no? Io mi ricordo potrebbe una essere partita una tattica in cui ha fatto la stessa cosa potrebbe e sono morto io quando tattica. Lui in quel caso era l'indemoniato, quindi
Potrebbe tranquillamente essere una tattica. Io però c'ho il pallino di Alex, a me mi dispiace, però... Scusa, ma oltre ad Alex hai un altro pallino? E per me era Lorenzino. Però nel senso... Ragazzi, mancano pochissimi sabbi per il terzo round. Sì. Meno 10, se ne fate una, siamo a 9! Che poi al terzo round ci sarà Dexter Max. Dove stai? Quindi questa, Prima, mo sta a parlare con Livio. Quando abbiamo votato tutti Lorenzino, secondo la sua logica che lui è il lupo, Alex ha votato Marra, però. No? Hai votato Lorenzino? È da ridere, scusa. Accarezza Arcana. Tu dici la Alex. Giocata di Gianluca era troppo sospetta. E ripeto, non lo dico perché voglio dare contro Livio. Non c'ho nessuna fama di vendetta. Però, cioè, mi arrendo, Lupi. Vorrebbe dire che credevate che Gianluca fosse il veggente. No, perché se ne è uscito molto dopo. Poi ha detto, vabbè, guardo Rubino questa notte e poi me voti, quindi un po' strano. Se tu fossi stato il veggente non me dovevi votare, basta che mi guardavi e poi me votavi. Paggi, dici qualcosa pure tu. Vabbè, tanto sceglieva uno che non aveva visto, per forza. Si vota ragazzi. A partire da Livio. Non è vero, da Lorenzino. Maggi. Alex. Non so te che vibes mi dai, se è positivo o negativo, non lo so questo. Su. Solo nome. Livio. Maggi. Io ne ho. Fate un piccolo recap. Due te, due Alex e uno Livio. Rubì, te stai per salvare? No, Rubì, non te servi. Rubino. Maggi. Quanti voti avete, raga? 3 Maggi, 2 Alex, 1 Rubino, 1 Olivia. Dexter. Maggi. Posso vedere le dita? 2, 4. 104. Chi è che ne ha 2? Grazie per farmi giocare. Uno degli altri 3 al ballottaggio con loro 2, se vuoi. Se no, loro 2 basta. Rubino, ok. Allora, al ballottaggio vanno Rubino, Alex e Maggi. Prego. Ma io lo dico da prima che sono buono. Quindi... A questo punto probabilmente non siamo 3 villici, io però lo sono. Io pure. Quindi Gianluca se ma... vabbè. Maggi, di la tua. No, l'altra era per i cosi, per i vatussi. Sta a me, è la mia volta. È che Simone è arto, io sognomo. Allora, sì... Fate. Vabbè, scusa. Vabbè, che cazzo fatto... sono? Ho detto la mia volta e nessuno si palesa. Parlo dopo. Vai, ragazza, mai e poi mai ti cedere. No. Parlo io? Vai. Ti offendi? Davide è più grosso di me. Così. Allora, no, stavo dicendo. Per quanto mi riguarda, basta che fate un recap dei voti che ho fatto io. Nella mia testa, sicuramente. Nella mia testa sicuramente Gianluca è, per quanto mi riguarda, il veggente perché ha visto me. E io so di essere... Beh, Maggi, dai, per favore. Poi non credemi, eh. Io no, so di... Cioè, io so palese di... strega, cioè, dai. Grande Maggi Lu. Dai, sì. Io so palesemente di essere buono. E, oh, cazzo. E soprattutto, nella teoria di Gianluca, anche Livio è buono. Guarda caso, Livio non ha votato me. Dai, okay. Vabbò, ti stai a... arrampicando sugli specchi, dici. Però è logica come cosa, perché mi sto arrampicando sugli specchi? È soltanto fare un recap dei voti che sono realmente, ci sono realmente stati, non è una fallace. Ha sparato a cazzo. Ma non so perché. Però sparando a cazzo ci ha preso, quindi tanto
cioè tanto non veritiera come cosa, non mi sembra. Per quanto mi riguarda, vedendo l'andamento della partita, sicuramente Lorenzo è un ruolo apparentemente strano, non veritiero, perché votare Davide, no? Beh, votavo Davide. Davide è palesemente quello confermato, Davide è palesemente quello buono, Davide è palesemente uno che non voti. Quindi se tu lo voti inevitabilmente stai cercando... Oggi però non ti devi difendere dando addosso agli altri. No, 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 è tutta una consecuzio logica, se mi ci fai arrivare. È perché poi... Segutio temporum. No, quella è un'altra cosa, quella è coi verbi, no? Questa è logica. Prende per il culo, dai, zì. No, 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 è perché dove volevo arrivare? Qual è la condizio sine qua non del perché io sono qui? Che lui pure Lorenzo ha votato me. Chiamate Angelo Greco. Quindi se lui ha votato me. Anche me ha votato me. Anche Lorenzo ha votato me. Ok, ma secondo la teoria di Gianluca, se io sono buono, perché votare me? Vuol dire che lui non crede a Gianluca. Ma se lui non crede a Gianluca, perché ha votato Davide? Ok? Quindi questo penso mi scagioni abbastanza. Livio nemmeno ha votato me. Poi comunque, nel senso, pare che me devo difendere dal mondo. Prego, miei giovani avversari. Vai, Amber Heard, difenditi. Greve, guarda, sì. Guarda, greve, sì. Raga, se ammazzate me, ammazzate un villico, ve lo dico, a sto punto è un po' greve. Io pure so villico, buono al 100%. Sì, magari c'è, ok, nonostante... vabbè. Ma se ho detto guardami, porco giù dal veggente, tu gliel'hai detto, nonostante no. Nonostante Livio lui sia fissato con me... No, che io dica fa, ma ha guardato. Che io dica, ha guardato. Ma guarda, beh, scusi, ragazza. Via la figa. Nonostante Livio sia fissato con me, non capisco perché. Loro due sono buoni, secondo me. Ma so, non chi, è, chi è che deve votare? Livio, voi due dovete votare. Ok, quindi bisogna parlare a Livio e Dex. Che cazzo mi voti? Tu sei buono con me? Sono convinta che Livio sia... Esatto. Sono convinto, ripeto, che Livio sia buono. Convinta. E questo si chiama captatio benevolentia, per non farsi votare. Brava, mi piace. Anche tu, scemo. Oggi... Il problema è che lo penso da prima, vabbè, perché io ho detto che non lo avrei votato per fargli ripicca, quindi... Vabbè. Anche tu quello che stai accusando me. Attenzione però. Votiamo. No, non posso più. Dai, che cosa vuoi dire? Ripeteresti la stessa cosa. No, aggiungo che mi sei molto antipatico. Va però, bene, va bene. Questo un non ti mette in una buona posizione. Livio e Dexter. Di potere. Va bene, dai. Partiamo da Dexter. Vota, vota. Maggi. Non va bene questa cosa. In realtà, io voto Alex. Ora vota pure Rubino. No, quindi Rubino. Dammi secondo tra secondo voi due con Rubino dottoressa, fuori e voterà dottoressa insieme a Mucci. La dottore a dottoressa. Per quale motivo dovrei morire io e non tu? Io sono villico. Ok, però ha ragione. Okay. Io perché sono, di argomentazione. Sono convinta che campionato di alieno di debating. Io sono convinta che Gianluca sia la strega e tu lo stai difendendo, quindi per me... Certo, io sono buono, è normale che lo difendo. Lui ha detto che lui è il veggente, ha visto un buono. Io sono buono, certo che lo difendo. Tu pensa al fatto che lui Lorenzino ha... beccato veggente, ha sparato a okay, cazzo. Però facciamo un passo. Ok, facciamo un passo in più. Lorenzo vota Davide. Ha votato anche me, Lorenzo. Cioè non te la puoi scampare con sta cosa, perché ha votato anche me. Però l'ultima votazione ha votato me, non te. Dire. Ma come, che cazzo vuol dire? Arrivati a questo punto della narrazione, il fatto che voti me alla fine ha molto più rilevanza del fatto che voti te il turno prima. Perché votare adesso, ammesso in un concesso che ci... Ha votato anche Davide, Lorenzo sta un po' sfacciolando. No, l'ha votato apposta, no, l'ha votato apposta Davide perché è cattiva, ha un ruolo cattivo. Per quanto mi riguarda lui è tranquillamente la strega, o un lupo. La strega era Gianluca, regà, cioè... E di questo sono convinta, visto che il signor Livio lì dice che io ho un buon intuito. Bella Gianluca 100% strega. Questa mi è piaciuta, bravo Marco. Comunque ripeto, raga, se ammazzate me, ammazzate il villico. Se volete perdere, fate come cazzo. Si vota. Ultima cosa, se volete, poi si vota. Vai, vai, vota, vota. Si vota? Vai, vai, vai. Sì. Avete detto tutto, prego. Da Livio. Alex. Vota Rubino. Maggi. Vota Dexter. Maggi. Si va la notte, ma la notte oscura e piena di orrori, tra cui il fatto che siete tutti morti perché hanno vinto i lupi. Hanno vinto i lupi, ovvero Dexter ed Alex. E ha vinto anche Gianluca perché era strega. Io c'avevi ragione, Alex. Dexter era ero esattamente la quando strega quando ho votato Maggi e io ho detto non va io, bene però, okay, sta cosa, non va bene sta cosa. No, io non ero. Madonna, era Lorenzo. No, era Valerio.
chi era il veggente? Valeria. Io ero il cavaliere, bravi lui! Te mi hai votato, immagino. Te mi hai votato a me, immagino. Ma io sono talmente stronza da uccidere Giorgia. Che bastarda, no, maledetta. Però, che ride? Signor che ride Dexter. Maggi, io la insegno del suo cuore. Era villico, Maggi è... Maggi e Livio erano palesemente villici. Perché... Ma... Allora, Webs da diciamo buoni, l'ho puntato, Alex, non avevano un ruolo confermato. Alex, allora, ma la cosa io li potevo Alex vedere i ruoli buoni. Perché ha cambiato opinione tre volte su Gianluca, lì. Nessuno se ne è resa conto. Però greve, Ale, no. Io pensavo prima che te fossi appoggiata, buona, poi dopo... Perché, picchia, metà di conto, c'è un po' accusati se hai, erano le due villici normali. Però, bravi, raga. Ma, raga, posso dire una cosa? Rubino non mi ucciderebbe mai. Al ballottaggio, due, però non ho mai creduto. Ma io non l'ho palese, non era il gioco lì che non si è palesato, cioè che finché non ha fatto così... Bravo Livio. Sì. Ho giocato in merda, Trevis, ti stacco la lingua a morsi. Ma vaffanculo. Per il lupo, infatti, è una certa. Ma poi perché avete tryhardato uccidendo? Lupo, siete pazzi? Cioè rischiate di buttare un turno, siete pazzi? Che mi avete ucciso, non sapevate se fossi vivo o morto il cavaliere? IG follia proprio. Cioè lupus follia. Suicidio, cioè se mi protegge il cavaliere è finita la partita. I morti li ho scelti praticamente tutti. E sa parlare troppo, ma me devo difendere, sono moro. Ma io pensavo che eri buona, Ale, perché dico minchia se... Perché ma la finché teoria il vostra non è sicuro mappa, io non sparo mai. Effettivamente io ero Astrexa. Posso dire top Livio. Ma perché rischiare su me? Però ci abbiamo rischiato un botto, Ale. Ma voi siete completamente... È stato un rischio pazzesco per i lupi e la strega. Secondo me... Ci ho provato in tutti i modi, ma erano due. Erano cioè, Dexter, dove sta Dexter? No, Dexter era palese. No, non hai capito. Dexter era palese perché cercava in tutti i modi di non votare. Non hai capito. In tutti i modi diceva. No, non mi stai capendo. A un certo punto, non hai capito. C'è una, ci danno le carte e gli faccio: questa è quella del lupo. Ok, allora la pio io. Confermo. E tutta la lascio. Questa è quella del lupo. Maggi aveva previsto tutto. Ho fatto: questa è quella del lupo. Te la lascio. Ci vostri io. Sono queste le carte. Eravamo in due lupi, quindi mi sono accollata il peso di prendere un turno. Cioè, palese. Ma quindi Lorenzino non avevi nessun ruolo? Però sì, se tu voti Davide sei greve. Non avevo capito che era Giorgio il cavaliere. Cioè, io pensavo fosse ancora vivo. Mi sento molto dubbi in questa posizione. Non lo sono un Wendigo. Per il fatto che mi sono esposto, io non mi sarei votato perché stavo troppo sciallo. Il problema la cosa. Però veramente, ragazzi, calmi in chat. Perché porca puttana, ne manco. Scusa, neanche che quelli con la bava alla SNAI stanno così avvelenati, li mortacci, ostra. Ma no, più piano, qua prescinde da chi ha vinto o chi ha perso. Io vedo insulti sia da una squadra, tanto sia c'è. Verso una squadra, sia verso l'altra. Giustizia per basta. Livio. Livio aveva ma capito la competizione. Non me, Livio, no, io parlo degli insulti gravi, no, i meme. Livio, no, ragazzi, parlo degli insulti. Non la tifoseria, c'è ogni giorno, parlo degli insulti, invece state calmi. Ma chi insulta per un gioco, però secondo me riserva il sostegno, perché c'è qualcosa però che non va. Però sai perché? Secondo me eri lupo. Non era nulla. Facciamo di gli stessi ruoli, si parla della partita. Microfono a Meliador. No, non parlare, basta, hai rotto il cazzo, vai. Microfono a Meliador per spiegare. Sono l'unico che vuole parlare per giocare, perché voi discutete della partita prima. E i ruoli li lasciamo uguali oppure cambiamo la strega con l'insinuo? Non mi ricordo, non c'ero quando avete giocato un Linsino. Linsino è divertente. Linsino, dai, Linsino è carino, praticamente. Ok. Manda in palla tutto, però. Allora, che tanto la strega con l'insinuo è simile come idea. Allora, l'insinuo vince coi lupi. L'insinuo vince coi lupi. Giustizia per Chitano. Oh, non ve la prendete con Chitano, Non ve la prendete col Chitano. Però ragazzi, mo noi non vediamo più la chat. Voglio della moderazione veramente. E banne a macchia d'olio verso chi insulta. Primo passo, tra poco chat solo sub. Se continuate, fate i bravi, chat la gente qua. Va bene. Regà, parla dell'insinuo. L'insinuo, la carta è quella dell'indemoniato. Okay? La carta è quella dell'indemoniato. L'insinuo vince con i lupi. Mm-hmm. Non apre gli occhi insieme ai lupi, però. Li apre in un secondo momento durante la notte e sceglie una persona che per quella notte sarà vista come il lupo dal veggente. A prescindere dal ruolo. Ok. Quindi ci sono veggente e strega, quindi, però. Giusto? Cosa? No, c'è anche no, no, senza strega. Senza strega. Veggente e insinuo. Esatto. Cioè lui la seconda notte, non la prima. No, tutte le notti apre gli occhi e indica una persona. Quella persona verrà vista come il lupo dal veggente, anche se non lo è. E perché hai detto dalla seconda notte? Non l'hai detto, sto flashando. No, non l'ho detto. Ok, quindi vuol dire che
il veggente. Allora, no, il veggente l'insino lo vede come, come buono. Quindi devi chiamare prima però, l'insino. Però la persona che lui indica, se poi la indica anche il veggente gli pensa che è lupo. Il veggente pensa che. Ok, esatto, esatto. Diciamo che è un modo per depotenziare il veggente. E lui vince con i lumi. Quindi praticamente veggente, cavaliere, insinuo, giustiziere. Però su, il veggente, se lo vede, lo vede come buono o come insinuo? Come buono, come buono. Buono. Sì, sì. È come l'indemoniato, però in più c'ha questa cosa che indica la notte un'altra persona e quella diventa un lupo. Ok. Okay? C'è anche l'indemoniato? No. No, no, no. La carta dell'indemoniato è l'insinuo. Ma buon caro vecchio cavaliere. Criceto Mannaro. Ma perché? No, perché sono io il Criceto Mannaro. Fatemi muscoloso. Eccola la carta, quella corpelo un po' bagnato. Fatemi muscoloso. Non voglio fare un criceto secco, cortesemente. Possiamo partire? Quello della carta è grosso. Che allora, ricordiamo, insomma, ci sono i lupi, due lupi, un insinuo che butta tutto in caciara, il cavaliere che difende, il veggente che indaga. Che veggente indaga, vegge. Devo dire, ovviamente, se è quel giocatore lupo o no, quindi non i ruoli, ma diciamo proprio se è lupo o no. E poi c'è il giustiziere che, insomma, spara a caso. Prima i lupi e poi l'insinuo. Esatto, già ho messo tutto. Già sa tutto Dexter. Sono il presidente, quindi, so tutto. Direi che si è fatta una certa. Sì, ma senza carte la vedo difficile giocare. No, si è fatta. Io ho detto che è notte, ho detto che si è fatta una certa. Sono le circa meno quasi. È il momento. È ora di cena. È il momento di dare le carte. Infatti già non stai a Dexter cucinare come Gianluca. Master Livio, preferito. Livio, carta. È bravo. Una carta a Gianluca. No, stavo a dire. Comunque la cosa che volevo dire, poi non ne parlo più. Alex, è che io non t'ho sgamato come lupo perché hai fatto, ma semplicemente perché da quando sei stata accusata la prima volta ti sei attivata una cifra proprio a cercare in tutti i modi di scagionarti. Questa cosa mi ha fatto riflettere. Faccio un appello. Senza incazzarti come fai di solito quando ti accusano senza motivo, che te incazzi proprio che impazzisci. Aspetta. Quindi ho detto faccio un appello, lupi, non uccidete Giorgia. È vero, sì, è un appello, mi sembra doveroso. Almeno un turno di protezione. Ah, il cavaliere protegga Giorgia. La prima notte. Che prima aspetta. Non l'ho detto perché ero io il cavaliere, ma avete scelto tutti, ognuno ha un ruolo? Il cavaliere. Lì c'è una confabulazione, rispiega i ruoli perché lì. Allora, ragazzi, due lupi, l'insinuo cosa fa di notte? Indica una persona, quella persona la stessa notte viene vista dal veggente come lupo. Se è un lupo rimane ovviamente un lupo, altrimenti viene visto come evil. Poi abbiamo il veggente normale e detective giustiziere. L'insinuo gioca scusami, con il veggente normale e giustiziere. L'insinuo gioca con i cattivi o con i buoni? Con i cattivi, okay. E viene visto come buono. Okay. Viene visto come buono, attenzione, non come la strega. Stop. È chiaro. I cattivi vengono visti solo come lupi, fine. Oh, mancava una carta. Allora, stavolta ecco qua la carta. No, gli distruggo la sedia. Stavolta si è fatta veramente una certa. Sì, mo si è fatta una certa. Buonanotte. Buonanotte a tutti, ragazzi. Le tenebre calano sullo studio del Cerbero. Tutti riposano. Ci sarà un solo morto che sarà il sottoscritto. Ma adesso siamo nella foresta. Una foresta molto cupa. E i lupi aprono gli occhi in questo momento e si riconoscono tra di loro. Questi lupetti o lupacci che si sono riconosciuti tra di loro. Adesso chiudano gli occhi e praticamente c'è un altro individuo, che è un individuo un po' strano, perché è un individuo bastardello. Questo individuo apre gli occhi in questo momento e faccia il bastardino, insomma, perché poi dovrà decidere le sorti dei villici, dei poveri villici, insomma. Chiuda pure gli occhi l'insinuo e il cavaliere poderoso, che difende tutti, sguaini la sua spada, brandisca il suo scudo, ce lo facci vedere, signor cavaliere. Ok, non commenti Rubino, qui rovina tutto. Ma poi c'è colui che può dare una mano ai villici. Il veggente può dare una mano ai villici. State attenti al ruolo del veggente. E poi
come dulcis in fundo, il pistolero più veloce del West, con la sua pistola che ha un solo colpo e non può sbagliare, apra gli occhi e si palesi. Bang! Non lo può ancora sparare ora. E all'improvviso è giorno. È giorno e il povero Dexter è stato sbranato, sbudellato, purtroppo. No. Giorgia, mi espongo per te. Non uccidete questa povera donna. Per davvero. Piacere, raga. Vado uccidetemi. Mi sacrifico io per io me. Sono no, d'accordo, uccidete Maggi, non uccidete neanche me. Se proprio volete uccidere qualcuno, porco Livio. Va bene, pure Livio. Non dubbio. Toccate Livio. Io dubbio, invece sempre. Vorrei non giocare. Non uccidete Giorgio. Io vorrei giocare invece. Vabbè, c'è qualcuno che non vuole giocare? No, no vabbè. Sì. Beh, la prima uccisione facciamo forfettaria. Sono un buono. Bravo, Rubì. Dai, Rubì, stiamo in due. Questo pure io sono buono. Però con questa cosa non uccide Giorgio, non uccide Giorgio. Vabbè, può giocare tanto, a suo vabbè, favore. Vabbè. Metti che è lupo, noi sappiamo un del culo. Però vabbè. Ah, dice che magari sono loro due lupi però, e Maggi sta usando sta tattica. No, ci può stare, ci può stare. Però sto a dire che capì la teoria di Rubino, sto indagando. Guarda, mi fai quello che te pare, fatemi giocare. A parte che è una sensazione, ma poi no, a parte metti che sta povera donna non è un lupo e muore, io Giorgia ti autorizzo a bestemmiare malamente anche se c'è lì. No, io non bestemmio, però. Lo puoi fare. Cioè, però, sei proprio autorizzato. Se poi vediamo che Giorgia non muore, poi non muore, poi non muore, poi e poi è il lupo, poi non ti senti un po' colpevole. Però poi sta Giorgia, poi c'è la sanità. Oppure stai a già, testatela! Porco due. E perché, sì, no, c'hai ragione, io sono con te. Effettivamente io potrei. Perché subito così, no? Questa cosa si risolve se il veggente qua nessuna pietà, si sta in guerra e tu. Già, hai buttato sta prima cosetta. Io me l'ho appunto. Oggi vediamo. Sono d'accordo. Mo voglio vedere chi muore e chi no. Guarda, ti giuro, è meglio se muori stanotte. Guarda, ma altamente probabile. Ma comunque, porco Livio. Sto giocando al lupus, dico per eventuali clip. Sì, sì. Prego, credo che si possa dormire, ragazzo. No, bene, dormire. Non abbiamo elementi, ovviamente, sufficienti. Allora, facciamo scusa, dire una Alex, cosa. Scusa, Alex. Dato che io sono una papabile vittima della prima notte dei lupi, sto giro, vado che non l'ho mai fatto, chiedo protezione del cavaliere. Però non sei mai morta al primo turno in queste due notti? In queste vabbè, due notti. Le altre partite. Ah, ok, in passato. Un lupo oggi prima. C'ero io, solidarietà femminile. Ma perché purtroppo sono uscite le statistiche. O per vendetta. Non devono uscire le statistiche del lupus. Per dinamiche del gioco note, sì. Potrei morire. Chiedo al cavaliere ci di proteggermi. Che sono le statistiche, perché vai, Simone che è il gol. Taci, non sai giocare. Melador è tranquillo, no? Sai di non morire stanotte, per caso. No, Melador sta già a preparare le ultime. Sì. Sta a decidere cosa scrive, perché deve essere comunque una frase a effetto, ma breve. Quindi tu immagini che tra poco avverrà una zincatura nei tuoi confronti. Ah, beh, grazie. Qua tutta una piagnistea, non mi uccidete. Melador nel dubbio, ammazziamo. Io non l'ho mai fatto. Va bene, dai, buonanotte a tutti. E di nuovo una notte buia e tempestosa, come si dice nei romanzi più datati. Non potrebbe anche dirsi ancora. Insomma, tuoni, lampi, fulmini e i lupi si risvegliano dal loro sonnellino. Aprano anche gli occhi e scelgano la vittima designata per stanotte. Ok, l'insinuo invece che ha questo ruolo molto sbarazzino ci indichi chi vuole come vuole essere visto come il lupo, il personaggio o meno, insomma abbiamo capito questo ruolo un po' insinuo appunto, per l'appunto, che il cavaliere apra gli occhi e ci dica chi vuole proteggere questa notte con la sua spada e il suo poderoso scudo, soprattutto perché con la spada non è che proteggi molto, vabbè, che chi mena per primo mena due volte, però insomma. Poi c'è il veggente che è questo ruolo, apra gli occhi e ci dica chi vuole controllare il veggente stasera. Benissimo. Poi chiuda gli occhi, ovviamente, il veggente. E il giustiziere, se vuole sparare il suo colpo con la sua mega pistola, la spari, altrimenti la rimetta nella fodera.
Chiuda gli occhi, ovviamente. È giorno! È di nuovo giorno! È di nuovo giorno! È di nuovo giorno! È di nuovo giorno! E muore un personaggio a tutti noi caro, ad altri no. Sono arrivati noi gli squali, sono arrivati i lupi e Rubino muore. No, Rubino, era buono Rubino. No, Rubino era buono Rubino. Rubino confermato buono in quanto morto de notte. Certo. È vero, è vero. Beh, non scordiamoci dell'esistenza dell'insinuo, anche se a vibe era buono Rubino, però può morire dai lupi l'insinuo. È top se muore insinuo. Beh, certo, così il peggente è forte. Speriamo. Che in realtà in questo round sono pure un po' indeboliti i lupi, mi sa. Che insieme è fortino, però non come indemoniato strega, diciamo. Vabbè, comunque lui può fegare poi, se serve. Però secondo me invece il fatto che ci sono alcune persone che devono giocare per forza e di conseguenza probabilmente non muoiono, e allora magari la gente li vuole andare a vedere, tu gli fai... Guarda che l'insino secondo me è un power up per i lupi incredibile. È forte, perché è forte. Se il veggente vede qualcuno non è mai sicuro che sia un lupo al 100%. Quello sì, quello sì, lo depotenzia molto. È fortissimo questo, sì, secondo me. Ma anche voglia, solo l'idea che esista, sì, sì, cioè sì, è forte. Sì, sì. A voglia. Ci sta. Detto questo, non abbiamo sicurezze. Giorgia, prego. No, 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 nel senso non ti hanno fatto mai parlare. Esprimiti liberamente. Che devo dire? Io per fortuna sono buona. Bravo Giorgio. Paradossalmente era meglio pulire questa partita che le scorse, perché almeno avevo un ruolo, ero qualcosa un po' più... Invece adesso sono villica, però vabbè. E a parte questo, non è che mi sono fatta un'idea così... Cioè, alla fine, di che abbiamo parlato? Di niente, di fuffa. Che posso dire? Secondo me la richiesta di Alex non è sospetta, è una cosa che c'è sta, raga, lo fanno sempre tutti, per una volta... Avrà detto, stanotte non ammazzano Giorgia, fammi mettere mani avanti. Io l'ho interpretata tipo così. Però no, no, sto dicendo il contrario. Sto dicendo che secondo me è lecita la tua richiesta di dire proteggetemi, come di dai. Ale ha un ruolo buono. Ha un ruolo buono. Per come gioca lei. Ok, no, vabbè, niente, io per quanto mi riguarda possiamo pure andare a votare. Secondo me non caveremo un ragno dal buco nella discussione di oggi. Però magari mo' me sbaglio perché arriva Alex. Zanzan. Plot twist. Chiederò ai villici se vogliono avere info o meno. Perché ho un'info. Ok. E se proprio la insisti, vogliamo. E se proprio insisti, ragazzi. Però, vabbè. Tanto ormai, meglio sapere che ormai non la vogliamo. Sì, ma ragazzi, cioè, non è che... Dice sì, stinfo. So, io non chiedo mai protezione, quindi è ovvio che se lo faccio è perché... Sì, raga. E chi hai visto? Ho visto Davide, raga. Ergo? È un lupo. Gravissimo. Ma questo non vuol dire che sia una cosa gravissima. Ah, no, sì, 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 ok. Davide, è la però tua aspetta, volta, chi ragazzi è morto? Però... Solo Rubino. Morto Rubino. Morto Rubino. Vai Davide. Posso fare una domanda? Io credo ad Alex. Fate parlare però Davide. Potrebbe esserci ragazzi, comunque stato l'insinuo. Sì, 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 però fate pure parlare. Hai chiamato prima l'insinuo, vero? Quindi se indica una persona e muore, viene vista comunque come lupo? Sì. Ok, io sono un villico, ragazzi. Sto anche un po' scoglionato per quello, sinceramente. Allora, parliamo... Greve, aveva ragione Livio, il greve. Parliamo un attimo di... È l'unica cosa che possiamo dire di probabilità. No, scusa, la domanda più ovvia da fare mi sembra... Qualcun altro in questo momento si palesa veggente per andare contro Alex? Secondo me no. Ok. No, no, lei è probabilmente veggente. Okay. Allora, no, no, lei appurato, è veggente, ma l'ho detto anche prima. Parliamo dubbi solo sul ruolo di Davide. Parliamo un po'. Livio, nessuno vuole farti parlare. Prego, Livio. Prego. Succede, però. Prego, Livio. Prego. No, no, vai, Livio. No, vai. Lì io sono interessata. No, non è vero, Giorgio, non... Perché? Stava di una cosa, dai. Allora, praticamente, parliamo di probabilità. Le probabilità, le probabilità che l'insinuo abbia preso la stessa persona che ha indicato anche il veggente sono molto basse. Ora, è vero che Marra è una persona che spesso viene indicata, però comunque sia, siamo in 10. Quindi, nel dubbio, visto che non abbiamo altri sospetti, probabilmente è giusto comunque uccidere Marra. Molto, molto, molto bravo. Molto, allora, molto bravo l'interpretazione. Allora, intanto c'ho la voce molto più profonda, se permetti. Se quello è Livio che strizzi le palle. Ho una voce molto più profonda. Io vorrei dire una cosa, però. Prego, un po', aspetta, scusa, faccio la battuta. Un po' come Star-Lord e Thor. Vai, Giordi, dica, Giorgio. Prego, Giorgio. Allora, è vero che Thor sono io, È vero che è difficile che l'insinuo indichi la stessa persona indicata dal veggente. Però se stiamo parlando di Marra, come in realtà se stessimo parlando di te,
secondo me aumentano un po' queste percentuali. Che devi fare anche, anche nelle partite scorse, se ci pensate, sempre indicavamo subito Marra. E mi ci metto anch'io. Anche prima, come cavaliere o come veggente. Io anche. Però quindi ti darei ragione. Io sono stata coerente con le mie giocate. Quando, ti darei ragione se non ci fosse Marra Francesco mediatore mio, in gioco. Cioè, quando non sono sicura che sia nel mio gruppo. In questi casi è molto più probabile che la gente si concentri di più su Francesco. Andando, cioè, in, con Davide presente, intendo. E non per svilire Davide. Questo. Prego, ragazzi. È lecito usare meta? Prego. Se vuoi. Non lo faccio per avere una diatriba a casa. Voglio bene, ti amo. Oh, che cucina. Però secondo me Davide è un lupo. Vabbè, può essere. Cioè, secondo me può essere, ma ovviamente. Infatti, quello che ha detto Meledor prima, solo con le palle strizzate, cioè che converrebbe nel dubbio ucciderlo se non ha un ruolo. Ci sta. Io lo dico comunque, per Davide, prima cosa. Io volevo dire questa cosa prima di, che, prima di essere interrotto da, dal biondo coi baffi. Volevo dire una cosa. Se sì, sì, quell'essere là, il goat e sta minchia. Allora, il fatto è questo: una persona, se sa di essere villica, ok, non si va a informare per dire. Ma allora prima hai chiamato quello perché quello là è un cavillo tecnico che ti potrebbe sbugiardare se sei lupo nel momento in cui dici di essere un villico. La cosa di chiedere, secondo me, va a favore del fatto che Maria sei lupo. Però... Dai, fate rispondere Davide potrebbe. A questo punto. Qualcuno vuole prendere il microfono visto che è la quinta volta che cerco di parlare? Stavo Posso? Dicendo. No, no, prego, prego. No, ragazzi, io mi sento semplicemente scammato, che vi devo dire? Cioè, nel senso... Una persona magari vicino a me che mi ha indicato da insinuo. Però che vi devo dire, tanto non ho nessun tipo di arma in questo momento. Quindi votatemi, fate no, il vostro più che altro gioco. Alex dice di un teorico meta. Tu pensi di aver fatto qualcosa che lei possa aver percepito come meta? Ma per meta intende Cose vostre. No, ti levo il dubbio, non è stato Davide a fare questa cosa. Ah, ok. Siamo a passare i voti? A partire. Fatevi Vediamo. Dai il microfono a Dexter. Possiamo passare i voti partendo da Mr. Flame. Davide. Maggi. Davide. Lorenzino. Maggi. Lorenzino. Cazzo, è dura, eh? Credo che mi accodo a Davide. Ok. Quindi Davide. Davide, Lorenzino e Maggi. Chi comincia? Non ho nulla da dire. Grazie per... Non ho nulla da dire, tanto parlate voi. Lui si appella al quinto emendamento, ha già detto. Prego. Quindi il ballottaggio è 1, 2 allora, e 3. Davide ha detto io non ho nulla da dire, parlate voi. Aia. Non so... Più che altro non mi sono fatto teorie né niente. No, ti devi difendere dal fatto lo che lo so, okay. Dico più che altro allora se fossi un lupo, avete visto che comunque sia di solito mi metto a fare insinuazioni, qui invece prima ho sfacciolato proprio perché non avevo idea, non mi ero fatto idee di niente e infatti ho accusato praticamente a caso. Qua non voglio fare lo stesso errore, quindi mi sono accodato, però non ho Non ho ruoli, molto semplicemente. Vado? Allora, io perché sto qua, difficilmente riesco a capirlo. Per quanto mi riguarda, Alex ha detto di essere il veggente. Questo... Alex ha indicato una persona, quella persona, Alex l'ha vista l'uvo. Possibile che l'insinuo abbia indicato in quello stesso momento Davide per far sì che diventasse l'uvo così Alex lo vedesse? È probabile. Poco, ma potrebbe essere. Poi per quanto riguarda me stesso... io non vi dirò
non guardatemi questa notte per un semplice motivo. Perché se c'è ancora l'insinuo, l'insinuo farebbe in modo di indicare me affinché lei mi guardasse e mi vedesse lupo. Io non sono il lupo, l'unica cosa che posso dirvi è effettivamente guardate quello che fa Alex. Alex è il punto di riferimento per tutta quanta, è lei che conduce il gioco in tutta questa live. Lei dice che addirittura c'è un meta e le ha fatto percepire che Davide sia il lupo. Il meta è, cioè nel senso è così è affidabile, io chiedo perché... infatti, no. Cioè non è un dipende, dato oggettivo, no, cioè io mi accodo dipende, perché dipende se, non se so vuoi, che no, certo, dire. D'accordo, però dipende se gli vuoi credere o no al meta. Sì, sicuramente lo conosce bene, però non è così, non lo comunque so. Per quanto mi riguarda chi mi ha votato è Davide, quello che teoricamente dovrebbe potrebbe essere un lupo, e Rubino, che però è morto, quindi inevitabilmente il voto di Rubino poi lo spiegherà lui alla fine, quindi per quanto mi riguarda non ho altro da dire. Vabbè, però nel senso... Non, so, non ho nulla da aggiungere, vostro onore. No, votate. Davide. 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 E il povero Davide ci saluta e cala la notte, inesorabile, inesorabilmente, cala la notte, piove, le luci sono soffuse, buio, pesto, che i lupi si risveglino, aprano gli occhi e mi indichino chi vogliono ammazzare. E indicate, carissimi lupetti, e richiudete gli occhi. Poi c'è l'insinuo, questo giocatore che potrebbe mandare tutto in caciara, ci indichi a noi della chat, a me, a noi della chat, chi vuol far mandare tutti in caciara, in caciara, in caciara. Benissimo, chiuda pure gli occhi e poi c'è il cavaliere, che apra gli occhi e decida chi difendere con la sua spada. E niente, che io sempre dico, lo dico sempre, chi mena per primo mena due volte, quindi che il cavaliere chiuda anche gli occhi. E poi abbiamo il veggente che scelga appunto chi visionare, se è un lupo oppure no. E quindi ce lo dica, qua il master ha avuto un attimo un tentennamento, però ci sono sempre, che richiuda gli occhi il veggente, che il giustiziere con la sua enorme pistola brandisca, apra gli occhi e brandisca la sua arma e decida a chi sparare questa notte, o se, insomma, sparare a salve, chiuda anche gli occhi. Ed è giorno! Riaprono gli occhi tutti quanti e ci lascia una persona. Ci lascia una persona che è il povero, quindi maschio, Meliador. Allora, io c'ho un'intuizione, chiamiamola così. Secondo me nel ballottaggio di prima c'era un lupo. Cioè c'erano due lupi. Uno era Marra e l'altro è uno tra Maggi e Lorenzino. Sono portato più su Lorenzino. Però Maggi ha detto una cosa particolare. Anche Maggi. Perché Maggi ha detto, beh, probabile che... No, non è probabile un cazzo. Cioè, non è probabile che l'insinuo abbia indicato... Tu hai detto che è probabile. Poco probabile. Tu hai detto probabile. Pausa. Poco. Capisci un cazzo. Te sei rimangiato un po' quello che hai detto. Però sono più portato verso di lui. No, che non conosco. Ma che italiano ha studiato? A me ha fatto pensare Maggi. Ma dove hai studiato? Posso dire una cosa? Perché io avrei probabilmente fatto la stessa giocata. E poi infatti voglio sapere cosa ha da dire Alex. Maggi ha detto, non dico al veggente di guardarmi stanotte perché probabilmente l'insinuo mi indicherà e dirà. Quindi ha messo tipo una sorta di mani avanti. Sì, si è parato un pochino. Fatta come a di... Così, se almeno se il veggente mi guarda e dice che sono lupo, è perché è stato l'insinuo. Che è un po' una cosa che io farei... È un po' da lupo, dicevo, faresti. Io lo farei da molto, scusa, però possiamo sentire molto, un attimo chi ha puntato Alex. Comunque esatto. Sono più portato su di lui. Infatti, ripeto, è Alex che conduce il gioco. Perché dici sempre la stessa cosa. Vai parlare quando sei Alex, essere mitologico.
restate a parlare tra di... Fai parlare Alex, grazie. Che domanda ha fatto? No, se hai visto che sei il veggente... No, tu. Scusami. Che domanda ti ha fatto? Come mai? Cosa? Pensa che Lorenzino è il lupo. Alex. Io ho visto una persona ed è buona. Non vuoi dire chi è? Non voglio dire... Non so se dirlo per... Come lo puoi dire? Sto cazzo di insinuo. E in realtà non dirò neanche chi guarderò la prossima notte. Però questo è giusto. Ho un sospetto. Secondo me lo puoi dire il buono. Perché anche se è l'insinuo, chi se ne frega. Infatti sono d'accordo. Basta che non è un lupo. Però tu dici per tutelarci. Metti che magari ha no senso. Secondo me buono, secondo senso. Me invece è giusto dirlo. Secondo me un dato in più. Anche perché siamo tanti. Se Davide era davvero lupo che non aveva dato l'insinuo, siamo molto avvantaggiati come buoni. Secondo me. Alex, vuoi aggiungere qualcosa? Io Davide non ricordo chi aveva votato in realtà. Allora io aveva votato Magica. Esatto, quindi io mi difendo dalle accuse. A me sembra improbabile che Davide lupo. No, in realtà il fatto che no. Magia, sì, che Davide abbia votato proprio te, per all'inizio, me era una anche cosa. Io l'ho fatto in ammazza, passato. Però, è un rischio però gigantesco. Che non sei il mio primo indiziato. No, ma a prescindere, però, ragiona. Tu immagina di essere Davide al momento prima. Ipotizza che io e lui siamo due lupi, ok? Lo farei anch'io. Andare contro di me così? Sì. Sì, pure io. È molto, molto rischioso, eh? Molto rischioso perché? Ovviamente il cavaliere perché... non si palesi se è ancora vivo e mi protegga. Perché ovvio. Io ho un chiaro sospetto e la prossima notte lo guarderò, quindi spero di non morire. Ma ci puoi dire il ruolo buono? Volete sapere? Sì. Io vi lascio buono. Decidere perché sì. Io penso Gianluca che è buono. Bravo Gianluca. Hai visto? Bravo Gianluca. Ho sempre detto di essere Gianluca buono. Gianluca è buono con il punto interrogativo che potrebbe essere. Però sì, vabbè, non ce però ne frega un cazzo perché dobbiamo uccidere. Sono un villico. Sì. No, ripeto, per quanto mi riguarda, la teoria che Davide abbia votato me apposta per andare contro lo stesso lupo affinché in qualche modo lo scagionasse in qualche modo della serie, guarda, sta votando l'altro lupo, te pare che è l'altro lupo, mi sembra un po' fallace proprio perché è un rischio troppo grande da percorrere all'inizio. Poi per quanto mi riguarda, mi sembra ovvio che ti dica che l'insino mira a me. Nel senso, tu finisci al ballottaggio con altre due persone, tu immagina di essere l'insino in quell'occasione. Che non è al ballottaggio, che poi deve decidere su chi puntare per buttarla in caciara. Io sono un gran bersaglio. Dire quella cosa non è che dire quella cosa non è che mi protegge. Vai tranquillo, però, vai tranquillo. Grazie. Non ti voto. Meno male che ci sei tu che non ti voto. Se non ci fossi tu a tranquillizzarmi. No, perché stai andando un po' in paranoia. Non ti voto. La mia è una calma olimpica, certo, come quella di Davide. Certo. Però noto che pure tu, Livio, questa partita sei molto più. Perché sento che questa partita può finire presto. Ah, si fa prendere dal fuoco della vittoria, no? Sì, sì, voglio vincere. Vinciamo. Allora, ragazzi, io voglio dire una cosa. La cosa greve, l'unica cosa greve è se Davide poi davvero non era... Cioè, quella cosa è un attimo un po'... Davide non è un lupo. Certo, c'è la cosa, ragazzi. Io ho un ruolo, io non buono. Ho la certezza, ecco perché vi ho chiesto di saperlo. E ho anche detto che il meta... Secondo me non è stato un gesto suo, è stato il gesto di un'altra persona. Quindi... Secondo me abbiamo fatto benissimo a eliminarlo a prescindere, raga. Non lo ripete. Non lupo, se dobbiamo stare col dubbio d'ora, mi spiace. Non lo ripete. No, non lo ripete. Ma perché? Io ho un ruolo buono. Ecco. E non ho neanche bisogno di protezioni. Calla. E sapete che è confermato dal fatto che lei ha detto che io sono buono. Quindi non potrei mentire, no? Se fossi lupo. A maggior ragione potevi non farti avanti, zii, porco due. Però sono due le cose, no? O lo sono realmente, o magari ho una strategia. I lupi rimarranno col dubbio se uccidermi o meno. Io veramente non so che dire, veramente. Ragazzi, che vi devo fare? Prendo la parola io e passiamo ai voti dopo questo esploit di Gianluca. Insomma, partiamo, altra volta siamo partiti proprio da Gianluca, quindi partiamo da Lorenzino. Io vedo Livio convinto, però secondo me è in buona fede. Cazzo. Cazzo non sta giocando.
Voto Valeria. Lorenzino. Maggi. Lorenzino. Lorenzino. Da Davide. Manco il voto, no? Voto Giorgio. Fate vedere i diti. I diti. Beh, poi? Mm-hmm. Ok. 3-1-1. Maggi. Valeria. Maggi. Quindi? Aspetta già lui. Ah, Maggi. Di nuovo, ragazzi, second round. Allora, sempre me contro te. Allora, io effettivamente ti vedo attivo. Prima potresti esserti tradito. Io mi fido di chi ti conosce di più. No, però ecco, vedi, esatto. Mi fido di chi ti conosce di più. Io posso dire che non sono un ruolo neanche importante, quindi potete tranquillamente votare. In realtà ho anche capito probabilmente un cazzo e niente di come è andata la partita, come prima, e niente, questo. Per quanto mi riguarda, Davide ha cambiato strategia, non mi sta più votando, ok? Quindi mi hanno votato altre persone e non mi ha votato Gianluca, che è quello che in teoria è confermato. Non mi ha votato Alex. Questa dovrebbe essere una, diciamo... In realtà ha votato te. Ha votato me? Davvero? Ho sbagliato, scusa. Insomma. Stavo proprio tra le nuvole. No, zero, ok, a posto. Sentite, in realtà ha votato te. Sì, no, ok, no, sono proprio... Bravo, ragazzi, ho completamente sbagliato. No, è per correttezza, l'ho detto. Oh, no, ok, no, hai fatto bene. No, sì, proprio non me ne sono accorto. No, e per quanto riguarda, io non ho nessun tipo di ruolo, io sono un villico e sono sacrificabile tanto quanto te. Quindi siamo due villici al ballottaggio. Al ballottaggio. Secondo questa teoria, io sono palesemente, a detta di molti, il come si chiama? Il lupo. Però se io muoio questa notte e il gioco continua, occhio, lo dico a chi rimane in vita, controllate chi mi vota, cioè di far ripercorrere mentalmente chi mi ha votato. Detto questo, prego, giuria. Maggi. Maggi. Guarda, mi guardi fissami intensamente. Lorenzino. Maggi. Lorenzo. Sei morto. Sei morto. Come non detto. No, beh, sono io 3 e tu 2. No, è inutile, però voto Lorenzo. No, perché cazzo dici, Livio? No, avevo un voto perché Meliador non valeva, mi ha votato solo Alex. Ah, ok. Quindi 2. No, aspetta. Ha votato, ho capito bene. T'ha votato te, Alex, chi hai votato? Lorenzo, tu chi hai votato? Maggi, ok. Allora sì, giusto. Era giusto. E questa è una citazione. pochi capiranno. Sì, esatto, dei tartufi. Quindi cala la notte! Tutti con gli occhi chiusi e la testa chinata. Che i lupi si risveglino e ci indichino chi deve morire! Chi deve morire sbranato questa notte! Richiudano pure gli occhi, che l'insinuo apra gli occhi e ci indichi! Insinuo, ci indichi chi vuole fare casino! Insinuo fa casino e poi richiude gli occhi! Il cavaliere estragga la sua spada e il suo scudo e ci dica chi vuole salvare questa notte dalle grinfie dei lupi. Chiuda gli occhi,
Abbiamo il veggente che ci dice chi vuole controllare questa notte. Chiuda pure gli occhi. E che il giustiziere, che forse ha capito tutto e vuole sferrare un suo colpo mortale, spari o spari a salve. E richiuda gli occhi. È giorno, è giorno, è giorno. E ci lascia con grande dispiacere Livio. Siamo rimasti? Hai guardato? Lorenzo è lupo. Per me. Nel senso che l'hai guardato era lupo. L'ho guardato era lupo e secondo me è il lupo. Gravissimo. Okay. Pure perché... Vabbè, è una conferma ai sospetti che ci sono stati fino a questo momento. Sì. Posso dire... Ci sta. Potrebbe essere lupo, visto anche le accuse di Livio, il fatto che Livio è morto. Io da Enzino probabilmente l'avrei votato. Ci cioè, avrei indicato Lorenzino se fossi stata Enzino, sono sincera. Però è strana questa cosa Enzino. Che non sono morto io. No, non sono Enzino, se no non ti direi in no. caso a voto. Cioè, scusami. No, magari lo vuoi difendere e adesso dici che l'hai indicato. Non sto dicendo questo. Ah, ok. No, però se io, cioè, ragionando come... Potrebbe ragionare un insino, no? Ah. Indichi uno dei due che è appena stato al ballottaggio. No? Cioè, per logica, se uno è morto, metti... Allora, metti che Maggi era lupo. Io indico... Sì, sì, no, ho capito. Cioè, capito, o viceversa. Capito. Cioè, però senso... potrebbe anche essere a questo punto il gioco ruolo dell'insinuo per proteggere il lupo. Capito? Quindi però le probabilità che c'è sta l'insino si abbassano sempre di più. Se io fossi l'insino lo punterei per proteggere il lupo, capito? Ecco perché sì, ti sì, dico. Sì, è giusto, però dico, vabbè. Io dico, potrei sbagliarmi. Ma non sto dicendo che non lo voterò. No, no, no. Sto mettendo in ballo tutte le carte. Di Davide, potrei sbagliarmi perché c'è l'insino, sei ancora vivo. Però secondo me è il lupo. Sei lupo, Lorenzi? No. Molto semplicemente. Guardami negli occhi, sei lupo o no? Assolutamente. Assolutamente non vuol dire né sì né no. Hai ragione, infatti sono assolutamente non sono un lupo. Assolutamente non sono un lupo, adesso no, è no. No, okay. Il punto è proprio il fatto che non ci sto capendo niente. Pensavo una cosa, poi ci sono un'altra. I lupi un po' rincoglioniti. E infatti potrebbe essere questa l'occasione. Semplicemente siamo sicuri che un lupo sia morto? Perché se no. adesso votiamo... Mi uccidete. Per te chi era lupo? Per te chi era lupo? Cosa dell'insino mi mette in ansia. Il punto è che non so chi è lupo. Rispondimi, per te chi era lupo? Forse Davide era lupo. Cioè, se io mi dovessi... Però il fatto è che se io mi dovessi fidare adesso di Alex, no? Però lei adesso dice che mi sta guardando. Io posso pensare o che l'insino mi abbia puntato, no? Ma il fatto è... Secondo me, anche per la reazione di Davide... Cioè, nel senso... Davide sembra veramente molto scammato dalla cosa. Potrebbe anche sembrare scammato perché voleva giocare. Cioè, nel senso... Sì, ovviamente. È che comunque... Io non volevo capitare in questo ruolo. No, perché... ma io capisco la tua difficoltà. Allora, cerchiamo non volevo di analizzare... mai essere veggente se lui è veramente cerchiamo lupo. Cerchiamo di analizzare tutti i punti di vista. L'unico, secondo me, di cui ci possiamo fidare è Gianluca. E te, ovviamente. Quindi, ci siamo in ballo. Io, Valeria e Lorenzino. Gli altri sono morti, giusto? Però è strano che non sono morto io, sai? Vabbè, perché? Magari hanno paura del cavaliere. Appunto. ma prima l'ho fatto capire, no? Ho no, detto Leo, sì, basta io sapere realtà... che tu sei buono. Non serve aggiungere altro. In realtà potrebbe servire, potrebbe anche essere una strategia. Vabbè, comunque. Il fatto è questo. Beh raga, anche se stanotte mi dovessero ammazzare che continua, io ho un'altra persona alla riguardo. No, ma io ti proteggo, non puoi morire Ale, ti proteggo io, non puoi morire. Io ti sto proteggendo ogni notte, tu non puoi morire. Io speravo, cioè nel senso, non pensavo fossi tu perché prima io ti sto proteggendo ogni notte. Come quindi se finché come... io sto in vita te non muori. Questo qua penso sia matematico, quindi è proprio una follia per i lupi ammazzare il veggente col cavaliere in vita. Sì sì sì.
Giallo, ti stai palesando come cavaliere, quindi. Sì, però ripeto, potrebbe anche essere una strategia se il cavaliere è vivo e magari ammazzano me. Cioè, non è detto proprio che io sia il cavaliere. Però, visto che sono stato confermato buono, sicuro non so cattivo. Quindi, a prescindere se bleffo o non bleffo, sono sicuro buono. Capite quello che dico? Siamo se 5, c'è raga. L'insinuo, tutta la partita è costantemente messa in dubbio. Sì. No, però dico, una volta è importante buono. Che ci sto io, così almeno c'è Ale che rimane in vita. Allora, posto, una cosa. Allora, stanotte è morto Livio. Sì. Allora, a meno che Livio non fosse il vero cavaliere, nessuno non smentisci Gianluca, giusto? Ma tanto non serve che nessuno mi smentisce, perché io, a prescindere se bleffo o meno, so sicuro buono. Quindi in entrambi i casi sto giocando per i buoni. Perché come so palesato come cavaliere... A me è sembrato strano che prima si palesasse subito cavaliere. Pensavo più fosse un giustiziere per quello che aveva detto prima. Speravo, perché dire non ho bisogno di protezione, il cavaliere è importante, perché se muore il cavaliere sono fottuta io, quindi... Però magari io sto a fa così per attirare l'attenzione verso di me se non so il cavaliere, e magari i lupi sentimoriscono e non mi votano. Infatti non mi hanno votato. No, se tu vuoi fare una strategia non ha senso che la spieghi, te posso dire in tutta franchezza, secondo me questa è una buffonata. Però magari so il cavaliere, che ne sai? In realtà, da quella parte c'è Caciara, secondo me solo per togliere il... o uno o due, non lo so, ma Giorgia non... per togliere il focus sul lupo, che secondo me rimane Lorenzino, però poi fate voi. Cioè. Io volevo analizzare... Perché avrei dovuto votare Davide, scusami. Cioè, allora... Lorenzi, sei morto? Ho fatto anche io mille volte di votare l'altro lupo per proteggermi. Sì, il punto è... Ma ha senso. Boh, vabbè. Allora, io vorrei dire una cosa. Secondo me, siamo in 5. È molto improbabile che ci siano due lupi. Però vorrei che facessimo delle scelte ponderate. E possiamo... No, perché, raga, veramente potrebbe essere che Marra non era il lupo, che Maggi magari beh, lo però era. Tanto, cioè... Cioè, per come ha giocato, per me è molto più lupo Maggi, per dire. Chiare o confuse che siano, le idee ora devono essere esplicate. Siamo partiti, non mi sono scordato. Vai Gianluca. Lorenzino. Valeria. Giorgia. Lorenzino. Valerio. Lorenzino. Giorgia. Giorgia. E povero Livio. Sulle mani. Sulle mani. Vabbè, dai, famo sto bel ballottaggio, Valeria. Valeria. Non mi uccidete. Sei vero ma giusto. Breve e concisa. Non mi votate. Se volete bene al villaggio, non mi votate, Villici. Io ti ho votato stato... per un semplice motivo. Mi ha fatto un po' strano questa cosa che appena lei ha detto Lorenzino, lei subito, mandiamola alla gogna. No, io ho sempre detto che Lorenzino e Maggi mi puzzavano tutte e due, ho semplicemente scelto uno dei due. No, intendo adesso. Adesso cosa? Adesso, no? Maggi, è stato più, Giorno. Lei voto Lorenzino, scusa, ce li avevo... No, non hai capito, appena Alex ha detto è stato Lorenzino, te sei stata molto sbrigativa, capito che te voglio dire? Hai detto tipo, votiamo Lorenzino, andiamo, senza neanche discuterne, quando... Ma non ho da discuterne, perché mi puzzavano già tutti e due prima. Quindi se mi rimane Lorenzino in partita è ovvio che io mi accodo a questa cosa, perché per me Lorenzino era in dubbio già da prima. Okay. Quindi uno me lo so tolto il dubbio, me lo levo su quell'altro e a posto. Io c'avevo due sospetti, erano loro due. A me questa cosa mi è sembrata molto strana di Lorenzino, proprio perché t'ho detto, io l'avrei, cioè l'avevo prevista sta cosa, ok? L'avevo prevista, ho detto secondo me... Lo stiamo a votare tutti dall'inizio della partita. Appunto, è facile per l'insinuo votare uno che tutti stanno a puntare. E per come si sta comportando non mi sembra cattivo, capito che te voglio dire? È questo. Sono che un mi po' rincoglionito. Tu prima di votare a me chi avevi votato? Maggi. E prima Davide. Eravamo d'accordo.
Ma perché quindi a me cosa... Maggi puzzava molto a differenza di Lorenzino. Però non ti puzzava Lorenzino. A me Maggi, secondo me, l'ho detto anche prima, secondo me poteva essere più Lupo Maggi che Marra, perché per la reazione e per come aveva giocato. Cioè, poi vabbè, non è che non mi sembra che sto io regalo. Abbiamo visto tutti che Maggi gioca sempre silenzioso in un angolo così, sta partita si è svegliato. Cioè, vabbè che sta al posto dei tuoi dubbi, però porco due, regà. Un Wendigo, bro. Cioè, a me sembrano delle cose molto evidenti, no? Mentre la reazione di Marra mi ha dato un po' più... E visto che l'insinuo... Cioè, secondo me stiamo sottovalutando l'insinuo. Questo sono... No, io non l'ho mai sottovalutato. Anzi, mi sono espressa già prima. Che ho non detto so che... se è Gianluca che cerca di mandare in cacciara. Forse per questo cerca di mandare in cacciara. Questo non lo so. Comunque, io sono buona. Per me pure il fatto che te hai votato me è un po' un mandare in cacciara. Perché io ho detto... Se Gianluca è buono, a prescindere, al massimo è l'insinuo. Alex è buona, devo scegliere tra te e Lorenzino. Io sono buona. Devo scegliere tra te e Lorenzino. E Lorenzino, per come sta giocando, mi sembra buono. Te non lo so, se pure no. Un'abile giocatrice potresti... Cioè, no, io abile proprio no. Porco due, lei l'altra volta hai mandato in pappa tutti. Ma non è che te voglio leccar culo, però fondamentalmente mi puzzi un Vabbè, po' di ma più perché tu che Lorenzino. Io nella mia ingenuità così riesco a volte a buttarla in caciara. Adesso vi posso dire tranquillamente, posso capire il tuo dubbio. Io ti dico che sono rimasta coerente per tutta la partita, perché ho sempre espresso di avere dei dubbi sia su Lorenzino che su Maggi. Uno dei due me lo so tolto, me resta l'altro, quindi mi accodo facilmente. Quindi per il bene dei villici non me votate. Potrei dire la stessa cosa, cioè vabbè, non me votate. Ah, scusate, no, Lorenzino, scusa, tutte... più che altro vedo Valeria è stata sempre silenziosa fino a che non punta verso la fine. Io vi devo ancora conoscere bene per le vostre strategie, quindi non so veramente cosa pensare. Gianluca, Alex. E Alex. Prima ho iniziato io, Dale. Io rimango coerente con la linea, voto Lorenzino. Confermo. È subito giorno, perché hanno vinto i villici! E ovviamente no, l'insinuo è Giorgia, sì, vero? Sì, ma ovviamente. Sì. Ah, considera, io ti ho votato solo perché Cavaliere, non volevo che tu potessi votare. Sì. Cioè, solo quello, ho detto, andiamo al ballottaggio, noi non vota. Sì, hanno vinto i villici! Comunque, Alex, che bucio di culo che ha indicato Marra, non ci credo! Mamma mia, Davide. No, io ero il lupo, ovviamente. Era lupo, ovviamente, ero io l'insinuo. Ma poi mi fa ridere. Mi dispiace avere questo ruolo. Porco Dio, non mi indicare la prima notte, allora. Ma che cosa incredibile, oh. Mi dispiace, oh, ma li indicati subito tutti. Ma questa è un'infame. Da lupo mi ammazza la gente. Poi, Gianluca, ma in tre turni due l'hai beccato. Allora, io stavo di... Io mi sono finto cavaliere per allentare i lupi, ragazzi. Non è che sono idiota. Cavaliere, top era giocatore, cavaliere era Valeria. Giorgia è stata bravissima. Però una volta che il becca tutti e due, posso parlare? Allora, io gioco per vincere. Quindi, brava, a prescindere, Alex, avrei guardato te da veggente, come ho sempre fatto, ok? Per capire se eri nella mia squadra o nella squadra opposta. Però effettivamente mi spiace, perché non voglio alimentare la diatriba casalinga, quindi non volevo essere io la veggente. Io voglio fare un'altra partita. E appunto, quanti sabbestiamo? Porca no, vabbè, 115 non ci arriviamo. 115, raga, a meno che uno non fa... Guarda, a meno che qualcuno non c'ha un serbo, proprio un colpaccio, gliela famo. Vabbè, guarda, posso darvi questo assist. È distrutto. Posso darvi questo Diamo assist. Diamo i classici 5 minuti, ma tanto. Ti do questo assist incredibile. Se arrivo a 150, se qualcuno fa la pazzia, mi levo il cappello. Greve. Grevissimo. Scusa, posso sapere quello smosso? Ho abbandonato un'altra telecamera, ragazzi. Io... Ah, raga, scusate. Non credo che reggerei. Mi dite i ruoli. Chi era il giustiziere? Tu eri il cavaliere? No, l'unico... Io a un certo punto... Cioè, aveva senso un ruolo. No, Valeria ha fatto... Giustiziere. Ti sei fregata quando Livio eroe. Hai tentato di sbugiardare lui, non lo dovevi fare. No, tutto per Livio. Non lo voglio sbugiardare. Rispetto per Chitano. Io ho solo chiesto... Perché lui è uscito fuori, io sono il cavaliere. Era confermato buono, capito? Al massimo poteva essere insieme masticato. Ma qual è sto meta, scusami, perché io sono curioso. Ah, infatti, ma che era sta cosa? Meta.
è un meta che non so perché io non ho mai giocato con lui, però la decisione con cui lui mi ha detto sì. Ah, quindi è colpa tua? No, lui. Ah, Dexter. Lui. De. Ah, vabbè. Raga, se arrivate a 200 no, è follia. No, comunque per le uccisioni... Ma ci metto io a regia, zio, che me frega. Per le uccisioni, regia, vabbè, sì, ovviamente ho ucciso quelli che avevano capito. Cioè te e Livio, che l'aveva già... Livio l'aveva già inforcato subito Lorenzino. Metto io in regia. Gianluca, secondo me, poteva sembrare mezzo insino a un certo punto. Quindi ho detto, anche se è confermato buono, lo lasciamo lì che fa cacciare. Ho detto nel dubbio. Ma crea un po' di scompiglio. Poi Giorgio ha fatto bene a palesarsi anche per noi lupi, in gruppi, quindi ha giocato benissimo. Ci avete provato a intortarmi un'altra volta cercando di... di rovinare la partita perfetta come al solito. Quando sei morto tu, rosicato. Ogni volta. Allora, raga, posso dire una cosa, raga? Da Lupi, perché avete ammazzato Livio? A Lupi, ma che cioè, state a fare? Cioè, dovete ammazzare Gianluca Livio, o Alex? No, Livio aveva sgamato 100-100 Lorenzino insieme ad Alex, sarebbe stato infermato. Però Gianluca ha detto c'ho un ruolo che pure non interessa, era l'insino, poteva essere potenzialmente l'insino. Ci sta che c'erano dubbi su voi due per l'insino. No, tanto avrei ucciso il turno dopo Gianluca. Cioè, Livio, l'unico set. Allora, se ci fossero stati due lupi, ovviamente. Se ci fossero stati due lupi, andavo ucciso Gianluca. Nel momento in cui Livio è sicuro al 1000 per 1000, ha trainato anche il gruppo verso Lorenzino. Non... Io stavo a tryhard proprio contro Livio. No, anche perché Lorenzino c'era, quindi la cosa che hai detto tu ci poteva stare Rubino. Sul fatto di Lorenzino, capito? Quindi Rubino, il fatto maledetto. Che lei l'avesse visto Chidano poteva essere messo in discussione. Sì, lo so, però volevo tryhard contro Livio, lui... è quello. Invece così sono rimasta a tryhard contro Valeria che Però... era molto più difficile che lei fosse lupo di Livio. Stava, per però. Come si era esposto Livio. Però posso dire una cosa, alla fine secondo me si intuiva che tu fossi... l'insinuo. No, io l'ho intuito sì, quando cioè, almeno meno quando, ma che quando io ho detto è difficile. Quando io ho detto questo è il classico un copypasta bellissimo. L'operazione è la sicurezza di questa batteria non può essere garantita. Continuare l'uso, ok, tra parentesi quadra. Annulla. 2 minuti e si chiude, ragazzi, e ci vediamo domani per blastare David Rubino. Questa volta l'hai fatta grossa. Questa volta Rubino, difendo io. Rubino, povero Rubino. A me non me ne frega un cazzo. Mazza, non ti frega un cazzo del tuo amico Davide Marra? No, mi frega un cazzo dei blastaggi. No, scherza, Rubì. Blasteremo Lorenzino, che oggi mi ha fatto perdere. Ma se scherza, Lorenzino. Poverino, gli è capitato pure due volte il lupo. Rubino dice sempre infatti, allora, la prima partita, lupo, ciao, e nonna. Non sapevo bene cosa fare. Ciao Lucia. Non sapevo bene cosa fare. L'altra lupo, scusate, veramente. Vabbè, ma ha fatto bene, ma ci sta, dai. No, veramente. Ma ha fatto bene, sì, devi sfruttare la carta del principiante. Comunque, quando Livio... Posso fare la domanda? Ma Anime Night non c'è stasera? Ah, c'è? Ok, no, perché stavano a chiedere in chat. Vabbè, ragazzi... dai, un minuto non è e mezzo. Che non mi devi far parlare perché t'ho visto. No, cioè. A me no, perché stavano a chiedere se vai in onda Anime Night, ma non avevo capito. Però mi sa settimana prossima. Vabbè, poi ci accordiamo. Rispetto per magiche. Rubino. Rubino non commette mai errori, Rubino. Sono gli altri che lo fanno triggerare male. Vabbè, raga. Simone allora, starà godendo sti cazzi, per le statistiche. Lo dico, dai, tanto sta a perdere tempo. Allora. Breve. Piano, io ho un problema. Io ho sempre sofferto un po' di dermatite. A decima volta leggera. Casa ti capisco, anch'io e Davide. E però io magari avessi la dermatite. Io ho la psoria, sì. Seppure e mi sa pure a me un po' in testa. E che cosa è successo? Dato che mi sono fatto la due decolorazioni, vabbè, il meme, bla bla bla, mi ha distrutto il cuoio capelluto. Hype train. E quindi mi sono dovuto rasare a zero. Però io ve lo dico, non è un bello spettacolo perché no raga, non è una cosa bella. Stai a morire di caldo, non è, questo cappello sì, sto morendo di caldo, però mi vergogno tanto di questa cosa. Allora non lo far vedere. Mi vergogno tanto perché guardate. Beh, c'è sta, dai. Qua sono vabbè, devastato dai. In testa. Stai bello un ciaddito però. Guarda un po', guarda in camera, faccio lo sguardo. Sembro l'ex cantante Linkin Park, sembra. Vabbè, c'è un po' di Chester, però Chester era figo, eh. No, sì, il problema è che se voi vedete sto proprio, cioè, sto messo male. Adesso mi sto curando,
Però insomma non è un bello spettacolo, lo capisco. Non sono neanche riuscito troppo a tagliarlo a zero perché c'ho proprio le croste. Ma in realtà, cioè, in realtà secondo me ci stai bene rasato. Almeno non guarda che è lo stile tossichello che piace molto. Quello piace, è vero, è vero. La gente è brutta. Esatto, almeno non gli diranno quel tizio strano dai capelli blu. Esatto, bravo, l'hai fatto per quello, di la verità. L'hai fatto per prima era tossico, figurati adesso proprio. Vabbè, comunque io mi vedo malissimo, per me sono brutto. Scusa Livio, morale della favola. Guarda. Se vi dovete fare le decolorazioni, fatele bene. Sì, non fate come Livio e se fa a casa da solo. Ma io voglio soltanto dire una cosa. Voglio soltanto dire una cosa. Come insegna il maestro conoscitore italiano? La velata sa bene succhia un bel cranio. Questo è de facto il corrispettivo della realtà. Ergo, Livio Marcora. Ovviamente conoscitore, fai una valutazione sul look. Sul cranio. Anzi, ma la faccio io. Livio Marcone si è rasato a zero. De facto si è tagliato tutti i capelli blu che aveva. Devo dire che ha assunto una parvenza da Chad. Insomma, sta bene, un bel sta ragazzo bene, può piacere a un suo stile. Grazie mille per aver visto questo video. Conoscitore italiano su YouTube Italia. Domani partirà il... Aspetta, alza il viso un po'. Vai. Vai. Tenebroso Livio, lasciate allora, la vista, sembri, meglio così che sembri, i capelli blu. Mi sembri Will Ferrell in quella merda di film di Daredevil. No, Will Ferrell. No, Colin Farrell. No, Will Ferrell è un altro. Colin Farrell che faceva Bullseye. Bullseye. Però sì. Beh, questo io lo catalogherei come insulto. No, un saluto a Marcus, grandissimo, viva Minecraft. Vabbè, ragazzi, grazie mille per aver visto questa live, grazie a bella. Tutti i nostri bellissimi ciao, ospiti, facciamo una carrellata finale e seguite Anime Night che tra poco saranno live con una puntata incredibile, ma soprattutto mercoledì prossimo avranno un grande ospite. Ciao! Ciao! A sorpresa, a domani, a sorpresa. Ciao, ciao! A domani alle 15! Ciao! Tu dubbi? Che squali? State arrivando! Ella! Registrando, aspetta, dove cazzo sono nascosti? Tutti al bagno. Come ti fa?